Intanto che attendiamo l'avvio ufficiale, intanto do il benvenuto a questa bella platea colorata di persone, uomini e donne di scuola, che vengono da tutte le regioni italiane. Chiedo all'assessore al comune di Bologna Pillati di prendere posto. Sono già presenti il professor Luigi Guerra, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, la professoressa Anna Maria Ferraris, vedo anche altri relatori, Luigi Namortari, Roberto Farnè, è arrivato ora il nostro direttore, quindi siamo nelle condizioni adesso di partire. Intanto una piccola informazione: al termine dei lavori ritirerete il pass per l'accesso ai workshop di domattina, qui in questa zona ci sono i tutor di laboratorio. Ecco il direttore, prego. Così. Benissimo. Allora, intanto rinnovo il benvenuto ai nostri ospiti che provengono da tutte le regioni italiane e dalle 9 province della nostra regione Emilia-Romagna per confrontarsi su un tema di forte rilievo pedagogico come è la cultura dell'infanzia, l'educazione dei nostri bambini, le prospettive della nostra scuola di base, quella che si rivolge a tutti i futuri cittadini del nostro paese. Anzi, non sono futuri cittadini, sono già cittadini a tutti gli effetti, persone, quando si affacciano nelle aule delle nostre scuole. E noi cercheremo di concretizzare per loro quel diritto all'istruzione. E anche qui forse già bene precisare uno dei leitmotiv del nostro seminario, quel diritto alla cura e all'educazione, che sono i termini utilizzati in molti documenti ufficiali europei, che è tra i principi fondatori, questo diritto all'educazione, della nostra Costituzione, ma direi anche della qualità della nostra vita, sia dei piccoli che dei grandi. Noi certamente non partiamo da zero queste riflessioni, abbiamo gloriose e autorevoli tradizioni pedagogiche nel nostro paese attorno all'infanzia, tradizioni plurali che sono frutto di storie e di idealità che hanno contribuito a costruire un originale sistema educativo dai 3 ai 6 anni, che è uno dei più accreditati d'Europa. Ma abbiamo anche impegni e innovazioni recenti nel settore della scuola dell'infanzia. Mi riferisco agli orientamenti, alle più recenti indicazioni per il curriculum, che tra l'altro sono l'occasione di questo meeting. Ci troviamo infatti nello scenario delle indicazioni rinnovate nel 2012 ed ora in fase di attuazione anche mediante misure di accompagnamento. Lo scorso anno in Italia 400 reti di scuole e quest'anno 300 reti di scuole di base, ma la richiesta era molto più elevata, sono impegnate in attività di ricerca e di formazione capillari che impegnano migliaia di insegnanti. Vorrei chiamarli docenti ricercatori. È un buon segno questo, è un segno di vitalità, di voglia di esserci, di studiare, di impegnarsi. Spetta certamente alle istituzioni saper raccogliere e rilanciare questo segnale che viene dalle scuole. In questo movimento, a volte si è detto di innovatori silenziosi, la scuola dell'infanzia c'è a pieno titolo. Quindi abbiamo accolto con soddisfazione la proposta del Ministero dell'Istruzione di dedicare il 3° seminario nazionale sulle indicazioni per il curriculum della scuola di base proprio alla scuola dell'infanzia, di farlo a Bologna, di scegliere l'Emilia-Romagna. E quindi noi abbiamo, in un qualche modo, come ufficio scolastico regionale, raccolto il testimone dagli amici del Veneto e delle Marche che hanno organizzato i primi 2 seminari nazionali e lo consegneremo, diciamo, al Trentino per il 4° seminario nazionale. È una sorta di ideale staffetta per la buona educazione.
dei nostri ragazzi, che vede protagonisti, docenti e dirigenti impegnati sul campo. Non c'è una scuola migliore dei suoi insegnanti, spesso si sente dire. Ecco perché questa occasione, ma le anche occasioni di formazione, le dobbiamo vivere come opportunità di crescita per tutti noi. Qui siamo oltre 200, abbiamo dovuto rifiutare tantissime richieste di presenza, ma questa era un po' l'impostazione che è stata data ai seminari nazionali. Non sono seminari in cui si consuma un evento, sono seminari di ricerca, di approfondimento, di confronto. Oltre 75 partecipanti avranno un ruolo attivo in questo seminario, presentando le loro esperienze, confrontandosi su ciò che stanno realizzando nella nostra scuola. Quindi cercheremo, anche per dare risalto a questa elaborazione, di documentare, di raccogliere, di rilanciare nel migliore dei modi ciò che avverrà in tutti i nostri momenti di incontro. Ora mi compete dare la parola ad alcuni nostri ospiti per saluti di natura istituzionale. Lo faccio volentieri. Intanto saluto e do la parola all'assessore all'istruzione del Comune di Bologna, Marilena Pillati, che porterà anche i saluti della città di Bologna che ci ospita. Marilena Pillati è docente della nostra università e da alcuni anni si è presa cura del pianeta infanzia, ma non solo, della città di Bologna. Sappiamo come i servizi educativi per l'infanzia nella nostra regione si siano intrecciati con la storia dei nostri comuni. Le scuole dei piccoli, di tutte le tipologie gestionali, sono scuole di prossimità, vicine alle loro comunità, e quindi i comuni, come primo organismo universale vicino ai bisogni dei cittadini, deve, è chiamato a dare attenzione e risposta. Anche in un momento non facile, però che si innesta su una tradizione solida di virtù, insomma, e oggi messa alla prova da difficili condizioni sociali, economiche e finanziarie, però con la voglia di andare avanti comunque. Do la parola a Marilena Pillati. Grazie, buonasera a tutti. Per me è davvero un grande piacere dare a tutti voi il mio personale benvenuto, ma anche portare il saluto dell'amministrazione comunale a questa iniziativa nazionale molto importante che l'Ufficio Scolastico Regionale, su incarico del Ministero, ha scelto di offrire alla città di Bologna, un convegno che ci offre una importante e preziosa occasione per sviluppare una riflessione aggiornata e soprattutto a più voci sul percorso di formazione che coinvolge i bambini da 3 a 6 anni in una prospettiva di continuità educativa con gli altri ordini di scuola. Davvero voglio ringraziare sinceramente il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per avere scelto per questo importante appuntamento nazionale la città di Bologna. È una città che ha una lunghissima tradizione nel campo dell'educazione e della scuola, e nella quale l'amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della scuola dell'infanzia a partire proprio dai primi anni del Novecento. È una storia amministrativa, quella bolognese, che ci ha consegnato un'eredità molto, davvero molto importante, un enorme patrimonio di servizi educativi e di scuole dell'infanzia, ma anche, e questo lo voglio sottolineare, ci consegna anche una tradizione di impegno, forse più recente, sull'intero sistema integrato che vede la presenza nella nostra città, ma ovviamente in tutto il sistema nazionale di istruzione, di scuole comunali, statali, private, paritarie, e soprattutto un impegno forte sulla qualificazione dell'intero sistema. In questi 2 giorni che a Bologna appunto si realizzeranno, saranno diverse le esperienze educative delle scuole statali e non statali che da tante regioni d'Italia avranno la possibilità di confrontarsi tra loro e anche la possibilità di confrontarsi con la riflessione pedagogica degli esperti del mondo dell'università, delle riviste di settore.
uno scambio, un confronto, un dialogo che non è sempre così scontato avere su larga scala. Tutte le tipologie di gestione di scuole dell'infanzia che fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione oggi condividono il riferimento alle indicazioni nazionali per il curriculum e sono chiamate a contribuire all'obiettivo agli obiettivi comuni in ordine alla generalizzazione, alla qualificazione e all'integrazione dell'offerta formativa a livello locale. Ma a livello nazionale c'è, oggi una novità, legata alla recente approvazione del disegno di legge di riforma da parte del Consiglio dei Ministri, un percorso complesso di riordino dell'intero sistema attraverso provvedimenti che dovranno essere poi formulati successivamente. Non è questa sicuramente la sede per approfondire i temi impegnativi che dovranno invece essere esaminati, affrontati nel corso dell'iter attuativo del disegno di legge, ma forse in questa sede è il caso di richiamare una delega prevista all'articolo 21 e che riguarda un successivo decreto legislativo che ha per oggetto l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, ovvero introduce l'integrazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, che coinvolgono i bambini da 0 a 3 anni, che lo sappiamo, sono servizi gestiti dai comuni o da soggetti privati secondo un quadro legislativo regionale che però è molto differenziato nel territorio del nostro paese. Dicevo, l'integrazione di questo sistema con il sistema delle scuole dell'infanzia, che invece lo sapete benissimo, è incardinato nel ciclo dell'istruzione primaria, che presenta però delle fortissime differenziazioni nelle diverse aree del paese rispetto all'assetto organizzativo. Mentre a livello nazionale lo Stato garantisce circa il 60% dell'offerta, ci sono molte realtà del centro-nord in cui l'offerta statale è molto inferiore e la scuola d'infanzia in prevalenza garantita dagli enti locali e dai privati, che se scelgono di far parte del sistema, aderire a quello che è il Sistema Nazionale di Istruzione, ovviamente appartengono a pieno titolo a questo sistema. Io credo che questa potrebbe davvero rappresentare una svolta straordinaria che non solo portare a superare una logica di tipo assistenziale nella concezione dei servizi che rivolgiamo ai bambini da 0 a 3 anni, ma prevede in particolare su questo segmento educativo un'assunzione di responsabilità nazionale sia sul piano legislativo che su quello dei finanziamenti, e questa è davvero una responsabilità che è reclamata da più parti da tanto tempo. E la scelta dell'ottica 06 non è sicuramente una prospettiva facile sul piano attuativo, tenuto conto delle diverse norme che regolano questi due segmenti, ma rappresenta una sfida che vale la pena di cogliere, perché riconosce la continuità, l'unitarietà del percorso educativo da 0 a 6 anni per la peculiarità di questa fascia di età, che impone un'attenzione allo sviluppo delle potenzialità infantili di relazione, di gioco, di movimento, di creatività, di autonomia e di apprendimento in un contesto caratterizzato da un intreccio continuo tra educazione e cura, e dunque consolida la fascia prescolare in una modalità che non è quella del profilo curricolare. Dunque si va definendo in qualche modo un sistema integrato di educazione e di istruzione che richiama quella che è l'esperienza che si è sviluppata in questa regione, dove ad esempio il sistema degli enti locali ha promosso attraverso lo strumento delle intese l'integrazione tra le diverse tipologie di scuola d'infanzia che fanno parte del Sistema Nazionale di Istruzione all'interno di una cornice di regole comuni.
In Emilia-Romagna le scuole di infanzia paritaria, gestione comunale, hanno una storia rilevantissima sia per quantità che per qualità, e i comuni, sostenuti anche da una legislazione regionale sul diritto allo studio che prevede esplicitamente forme di sostegno economico per la qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia, hanno sviluppato convenzioni con le scuole di infanzia paritaria, gestione privata, e hanno promosso lo sviluppo di una cultura dell'infanzia diffusa. Si è poi sviluppato da parte della regione un grande impulso che aveva come finalità quella di sostenere una progettazione educativa attenta alla continuità fra i nidi e le scuole d'infanzia, e la promozione di un approccio alla valutazione attraverso strumenti di auto ed eterovalutazione in collaborazione con l'Università di Modena, l'Università di Bologna, sia nei nidi che nelle scuole d'infanzia paritari, comunali ma anche private, di cui credo che anche in questo seminario si avrà modo di discutere la qualità dei servizi 03, così come della scuola dell'infanzia, rappresenta oggi davvero una sfida per tutti i soggetti gestori che condividono in modo trasversale oggi delle riflessioni sui processi per perseguimento costante della qualità. E questo io credo rappresenti un frutto importante, certamente non l'unico, di una politica perseguita tenacemente in questa regione, quella del sistema integrato, che si è sviluppata in molti territori e che si fonda sull'idea di una relazione tra diversi soggetti, sulla messa in circolo di sapere e buone prassi nella continuità 06. Il Comune di Bologna si inserisce in questo panorama portando in dote in primo luogo una presenza rilevantissima sul piano quantitativo di scuole dell'infanzia e gestione comunale. A Bologna è poco meno del 60% l'offerta di scuole comunali. Altro aspetto che caratterizza il Comune di Bologna è un sistema di convenzioni con le scuole d'infanzia paritarie che si è sviluppato nell'arco di un ventennio che ha avuto fin dall'inizio, diciamo, l'obiettivo di sostenere dei processi di qualificazione formativa ma anche di perequazione tariffaria e un coordinamento cittadino delle procedure di iscrizione. Ma ancora un altro aspetto che caratterizza la realtà bolognese è un sistema più recente di convenzioni con le scuole autonome statali, finalizzato a coordinare le iscrizioni alla scuola d'infanzia, ad attivare la sperimentazione del coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia statale secondo le modalità adeguate al modello organizzativo delle scuole stesse, ma anche per offrire la formazione agli insegnanti e la gestione di completamenti orari nelle sezioni statali funzionanti a orario ridotto. A tutto questo abbiamo aggiunto, a partire da settembre 2014, un'istituzione che abbiamo chiamato Educazione Scuola, che rappresenta una riorganizzazione delle modalità di gestione e di coordinamento pedagogico dell'intero sistema 06 del Comune di Bologna, che precedentemente era organizzato in modo decentrato sui 9 quartieri cittadini. Per noi l'istituzione rappresenta l'occasione per rafforzare il profilo pedagogico e l'autonomia dei servizi 06 comunali, però all'interno di una cornice che resta quella del sistema integrato dei servizi per l'infanzia, nell'ambito del più ampio sistema formativo integrato che da molti anni rappresenta la prospettiva culturale di riferimento. Si è infatti costruito nel tempo un sistema molto ricco di relazioni con altri soggetti che, sempre più numerosi negli anni, sono entrati a far parte del sistema gestendo servizi o specifiche attività progettuali, contribuendo così ad arricchire e a qualificare l'offerta educativa e formativa rivolta all'infanzia.
L'impegno straordinario che il sistema delle autonomie in molte parti del nostro Paese sta sostenendo a favore dell'infanzia e della sua scuola, anche e soprattutto in un momento di grandi difficoltà per i bilanci di tutti gli enti locali, è davvero prioritario ed essenziale, ma attende un sostegno da parte dello Stato. Uno sforzo importante, lo voglio sottolineare, lo stanno sostenendo anche le scuole di infanzia paritarie, che in alcune parti del nostro Paese rappresentano davvero una componente rilevante dell'intero sistema. Io mi auguro sinceramente che i provvedimenti legislativi che si stanno prefigurando, a partire tenendo conto delle specificità e delle differenze che caratterizzano questo primo ma fondamentale segmento del sistema nazionale di istruzione, diano davvero centralità alla scuola dell'infanzia in una prospettiva di generalizzazione, di qualità diffusa all'interno di un sistema nel quale scuole in relazione e non in competizione siano davvero in grado di garantire alle nostre bambine e ai nostri bambini pari opportunità di educazione, istruzione e cura. Buon lavoro a tutti. Grazie veramente a Marilena Pillati, perché con pacatezza ma anche con molta fermezza, devo dire, ci ha dato un quadro informativo molto, molto puntuale, molto articolato di questa agenda importante della scuola per i piccoli. Quindi ha già anticipato una serie di temi che noi affronteremo dal punto di vista culturale e pedagogico, per esempio il rapporto 06, il rapporto del segmento infanzia con la scuola di base, il problema della integrazione delle diverse tipologie di servizi educativi, anche le nuove forme di gestione che spesso si rendono necessarie. Quindi un'agenda molto impegnativa che ci dà un tocco di concretezza, che colloca i discorsi pedagogici che faremo anche in uno scenario istituzionale che diventerà poi impegnativo e decisivo. Saluto, perché non può essere presente, il vicepresidente del Porto i Saluti, del vicepresidente della Regione, Elisabetta Gualmini, che è trattenuta dal Consiglio regionale straordinario sul bilancio della nostra Regione Emilia-Romagna. Elisabetta Gualmini è vicepresidente, ma è anche assessore al welfare, potremmo dire al benessere, ai servizi sociali, all'infanzia, ai servizi educativi. Forse è un assessorato molto pervasivo per la qualità della vita, ed è bello pensare che la qualità della vita per tutti comincia da una buona qualità della vita e dei diritti dei nostri bambini. Quindi un grazie anche alla Regione che ha sostenuto questa iniziativa, ha offerto il suo patrocinio, e che poi sarà presente nel corso dei lavori dalla responsabile dell'area infanzia, Sandra Benedetti, che parteciperà a uno dei momenti di confronto sugli aspetti del nostro percorso formativo. Ora devo dare la parola, per il terzo saluto, al professor Luigi Guerra. Luigi Guerra, dipartimento, è il direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin dell'Università di Bologna. Insomma, sono nomi che suonano noti a chi, ahimè, come me, ha frequentato questi ambienti in età giovanile. Noi sappiamo che oggi la nostra università svolge una funzione fondamentale nel sostenere lo sviluppo delle nostre scuole, ha lunghe tradizioni. Nell'accogliere il professor Guerra mi sento anche di estendere questo saluto all'Università di Modena e Reggio, che parteciperà attivamente con l'Università di Bologna ai momenti anche della nostra discussione. Ci sono dei padri fondatori della pedagogia infantile, mi piace qui ricordare, anche perché sono stati insegnanti per molti di noi, il professor Franco Fraboni, il professor Piero Bertolini, persone di scuola, pedagogia togata certamente, potremmo dire, accademica, ma con il gusto di dialogare, misurarsi con la scuola, affiancare la scuola, valorizzare, dare valore alla cultura della scuola e alla cultura
della ricerca scientifica, due realtà con pari dignità. Nella nostra tradizione emiliano-romagnola noi vantiamo numerosi pedagogisti di strada, mi piace ricordare Loris Malaguzzi, fondatore delle scuole di Reggio Emilia, il collega Sergio Neri di Modena, lo stesso Bruno Ciari, insomma una tradizione in cui persone di scuola, uomini, maestri, questi che ho citato erano maestri elementari, a cui la loro città chiedeva di mettere alla prova le loro belle idee pedagogiche realizzando delle buone scuole. Ecco, penso che questo intreccio virtuoso tra l'università, la città, la pedagogia, il fare concreto sia un valore fondamentale, e chiedo a Luigi Guerra di reinnestarsi nell'alveo di questa bella storia che vede i bambini e l'infanzia al centro anche di un'attività di ricerca e di studio. A Luigi Guerra la parola. Non so se sarò all'altezza del compito che mi è stato adesso assegnato. Io ringrazio ovviamente per l'onore di partecipare con i saluti istituzionali, ringrazio in particolare adesso l'ispettore Giancarlo Cerini, da quando si è professato come nostro ex studente. Faccio complimenti anche per la ricchezza, l'articolazione del programma di questi giorni di lavoro. Ecco, potrei fermarmi anche qui perché saluti istituzionali forse delle volte stanno bene anche brevi. Invece ho voluto essere un po' birichino, forse anche un po' impopolare, adesso forse antipatico per certi passaggi, aggiungendo una tesi alle 9 che sono presenti nella vostra cartella. Nella vostra cartella voi avete 9 tesi che rappresentano una sintesi assolutamente ben fatta di quanto contenuto nelle indicazioni nazionali. E poi giustamente c'è scritto la decima tesi, scrivila tu. Ecco, io allora ho voluto scrivere una decima tesi o comunque buttare giù qualche idea su come farei io la decima tesi, ripeto forse in modo un po' birichino. E questa tesi l'ho pensata un po' come riflessiva, come riflessione sulle 9 tesi precedenti. Le 9 tesi precedenti, ripeto, sintetizzando il meglio delle indicazioni nazionali, che è tutto molto buono e condiviso ovviamente da me, insistono molto su alcuni concetti. La tesi numero 3, dalle discipline ai campi di esperienza, un passaggio che abbiamo fatto anni fa ma che va comunque ribadito. Poi tesi successive, la 4, la 6, dagli alfabeti, dai saperi verso processi di crescita, traguardi di sviluppo. Ancora la tesi numero 8, dalle competenze verso i compiti di sviluppo, quindi tutto l'impianto pedagogico delle 9 tesi. E ripeto, non sto dicendo che non lo divido, non dirò un sì però, se lo condivido senza se e senza ma, va verso una scuola dell'infanzia che è centrata sulla promozione di percorsi verso l'autonomia, la curiosità, la partecipazione e via dicendo. E ripeto, su questo io non ho ovviamente nulla da ridire, anzi mi sembra la bandiera, il messaggio che va assolutamente riproposto e difeso. Ecco, se tutto questo è sacrosanto, vedo come direttore di un dipartimento che ha un corso di laurea di scienze della formazione primaria e anche come persona che lavora dentro le scuole, non all'altezza dei nomi che sono stati citati prima, ma certamente anche con un impegno militante, vedo che queste tesi identificano un nemico, ed è certamente un nemico della scuola dei bambini, ed è sicuramente anche il nemico principale. Il nozionismo, lo scolasticismo, l'adultismo, il precocismo, tutti nemici che a volte vedono anche le famiglie un po' indifese rispetto a un certo pressing di tipo produttivistico, prestazionale. E quindi queste tesi, ripeto, il nemico individuato è appunto una scuola che porti ancora avanti quelle che sono le stimate della peggior scuola tradizionale rivolta all'infanzia e non soltanto all'infanzia. Ecco, allora dov'è che sono birichino? È che io non riesco a dimenticarmi dell'esistenza di un secondo nemico, e il secondo nemico è quello rappresentato da una scuola della sottostimolazione, della non professionalità, nel senso di docenti che non continuano a studiare, della non progettazione. Il secondo nemico è un rischio di una scuola che alla fine, e anche su questo il clima familiare spinge molto, alla fine si riduca a una sorta di maternage in cui il bambino cresce da solo, sotto il tiro evidentemente, quelli che sono poi i mercati, a partire dai 36 canali televisivi che erogano per 24 ore al giorno, ma da Peppa Pig fino ovviamente al giocattolo.
Bisogna secondo me tenere in mente anche questo secondo nemico e bisogna anche evitare, ecco il senso della mia tesina, senza fare a gara di qual è il nemico più pericoloso, che una lettura malintesa, non autorizzata, delle indicazioni che descolasticizzano e creano un ambiente d'apprendimento con la ricchezza e la piena validità pedagogica che citavo prima, che dietro questo poi non si consenta, non si accetti che risbuchi invece un atteggiamento che purtroppo dalle scuole dell'infanzia, se ne andiamo a leggere, se non leggiamo le punte, se non leggiamo le situazioni più qualificate, dentro scuole dell'infanzia c'è sempre stato. Allora bisogna operare perché la lettura di queste parole, che sono le parole da dire, lo ribadisco per l'ultima volta, sia una lettura alta e non invece agevoli il permanere o l'accesso di atteggiamenti, appunto, ripeto, della non scuola, che non fa un passo indietro a favore di un bambino che deve essere autonomo, crescere e deve essere rispettato nei suoi compiti di sviluppo, ma fare un passo indietro rispetto alla necessità di essere presenti con un progetto, con una formazione specifica dell'insegnante, rivendicando la qualità alta di intellettuale dell'insegnante di scuola dell'infanzia e non soltanto un suo accomodarsi rispetto a una situazione governata da desideri che nascono a volte da una pedagogia familiare troppo succube del mercato o del cosiddetto bambino Rolex, cioè il bambino intangibile, ingraffiabile, che viene consegnato la mattina e deve essere riconsegnato uguale al pomeriggio. Io sostengo, l'ho sostenuto anche recentemente in un convegno del Comune di Bologna, che il bambino deve uscire dalle 4 ore, una metafora, dell'esperienza scolastica graffiato, segnato, certamente questo segno non può essere un segno di violenza, mi direte qualsiasi segno di violenza, ma è violenza la storia, lo dico da anziano, quindi comunque diciamo un bambino segnato da esperienze positive, rispettose, non precocistiche, lo ridico, però deve uscire segnato, deve essere un ambiente che conta, non autorizziamo letture di questa nuova scuola che vogliamo che ci portino a una non scuola. Ecco, questa è la mia decima tesi, grazie. Bene, grazie al professor Guerra anche per la sua decima tesi, anche per le sue istruzioni per l'uso e la lettura delle nuove tesi che stanno così come filo conduttore delle discussioni di questi giorni. Ora entriamo ancora maggiormente all'interno del nostro pomeriggio con i nostri relatori che rappresentano una voce importante della nostra pedagogia. Voglio fare solo un'annotazione sul titolo che abbiamo voluto dare all'incontro, quell'infanzia e oltre, vuole proiettare un duplice sguardo, diciamo, mettere senz'altro l'infanzia al centro, ma in quell'oltre ci sono i contesti di vita, i contesti di relazione, le famiglie, i genitori, le città, i molti luoghi o i non luoghi reali o virtuali in cui si sviluppa l'esperienza, la crescita dei nostri bambini, i media, il digitale simbolico, pervasivo, la realtà aumentata. Ecco, c'è un oltre che sembra inquietante, ma la nostra responsabilità di adulti, in primis per tutti noi che ci siamo assunti compiti e responsabilità educative per scelta professionale, non solo per vocazione, ci interpella. Quell'oltre però vuole raccogliere anche lo spunto del guardare lontano, andare oltre, cioè immaginare che l'educazione sia un percorso che si apre all'altro, all'ignoto, al piacere delle domande, della conoscenza, a coltivare quel pensiero che sta nascendo e a cui noi dobbiamo dare dignità, sta scritto in una delle tesi. Quindi, detto in altre parole, è l'idea di un progetto educativo in continuità, di uno sguardo lungo che accompagna i piccoli verso la loro maturità, li vede crescere e profittare, diceva Guerra, dell'ambiente di apprendimento che noi allestiamo per loro con attenzione e con intenzione. Nel nostro gergo sono parole come continuità, curriculum verticale, competenze, linguaggi, ma per questo ci saranno i nostri laboratori, i nostri workshop.
Dunque, infanzia e oltre, per non essere autoreferenziali, cioè non è centrato solo sul nostro mondo, le nostre scuole dell'infanzia, anche se di tanto in tanto abbiamo bisogno di dirci che ci siamo, ma è una ipotesi aperta a esplorare le connessioni e le relazioni tra ciò che viene prima, i servizi educativi per l'infanzia, e il lungo percorso della scuola che viene dopo, la scuola dell'obbligo, che siamo sicuri sarà più efficace e positiva con una buona partenza, come abbiamo scritto. Ecco, nel dare la parola ai nostri relatori, iniziamo con il direttore generale del nostro ufficio scolastico regionale, che con mossa sorpresa ha detto: io non voglio fare saluti, io voglio fare un intervento di merito. Questo mi ha molto colpito, mi ha fatto molto piacere, perché significa che chi amministra la scuola non si limita a portare così un contributo di tipo formale, ma vuole entrare nel merito. Tra l'altro il dottor Versari ha una esperienza anche non solo come direttore generale, perché amministra, insomma, gestisce, ha responsabilità della scuola regionale, ma ha una sua storia legata, mi permetti di dirlo, all'associazionismo dei genitori, è studioso della partecipazione delle comunità alle responsabilità educative, del ruolo della sussidiarietà, del pluralismo educativo. Sono temi forti, decisivi, quando parliamo di educazione e non solo di educazione dell'infanzia. Ci aspettiamo dunque un'analisi istituzionale coniugata anche con una visione pedagogica. A lei la parola, direttore. C'è il microfono per poter comandare da qui. Sì. Il microfono non c'è da parte. Mi deve scusare. Se no si dice. No, non c'è problema. Basta togliere su di fiori, non fa disastri. Io mi metto qui. Ecco. Allora, vediamo un po'. Sì. Sì. Aspetta, Non vedo niente, Perfetto. È più la complicazione per l'avvio che la sostanza. Comunque, devo alzare, ecco, hanno alzato. Intanto ben trovati, la sala è molto bella, abbiamo scelto questa sala perché avevamo il numero di posti e abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di potercela concedere, anche se ha un piccolo difetto, che è quello che non ci si riesce a vedere in viso. Io mi sono messo leggermente in piedi, ma devo stare comunque qui perché il microfono non si alza. Benvenuti. Benvenuti da noi, benvenuti in Emilia e in Romagna. Le poche cose che vi voglio dire le presento, la mia è, anche perché mi sembrava giusto per l'impegno che l'ispettore Cerini ha profuso per l'organizzazione di questo seminario, mi sembrava giusto che svolgesse lui la funzione di padrone di casa. E quindi questo è anche il motivo per cui ho preferito fare un intervento successivo. Le cose che vi dico sono veloci e sono queste. Sono apparentemente ovvie. Il problema dell'ovvio è un po' quello che diceva prima Guerra. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la scuola non deve essere scolasticistica, siamo tutti d'accordo su tutto, però il rischio è quello di rimanere fermi su delle valutazioni generali e non rinnovare la didattica, l'agire concreto nel quotidiano della realtà di oggi, che è diversa non solo da quella di 20 anni fa o di 10 anni fa, ma anche solo 5 anni fa. Non fosse altro per il fatto che oggi moltissime delle famiglie dei nostri bambini sono famiglie in cui i genitori hanno perso il lavoro. Quindi la realtà cambia, la realtà muta e non può non avere effetto sui bambini piccini che ci troviamo davanti. Vi accenno, l'ha già fatto prima l'assessore all'istruzione del Comune di Bologna, al fatto, vi ricordo, che il sistema in Emilia-Romagna è molto strutturato dal punto di vista anche della scuola paritaria,
ed è una realtà da tempo, una scuola paritaria fatta da scuole con gestori, enti comunali, enti locali e gestori privati. E, giusto per ricordare, perché non è dato che tutti sappiano, vi cito questo passaggio, è uno scritto di più di 50 anni fa, in cui Marino Rajčić spiegava il motivo dell'impegno dell'ente locale nel dopoguerra nel gestire le scuole dell'infanzia. Ve lo leggete voi, vi lascio un attimo il tempo, ma sostanzialmente non era tanto e solo quello di introduzione di elementi di gestione sociale, di dare la completa gratuità del servizio, ma era proprio quella di connotare una delle competenze dell'ente locale col suo legame col territorio, col suo territorio storico e sociale, e in questa motivazione, in questa necessità di connotare questo collegamento fra società ed ente locale, pareva a quel tempo, ma così è stato effettivamente, che l'età dell'esperienza aurorale, cioè l'età della scuola d'infanzia, fosse un ambito, un'area di impegno significativo e opportuno da parte degli enti locali. Non bisogna dimenticarsi questo, io lo dico a volte anche ai politici, che oggi capisco le difficoltà, ma un po' sbrigativamente tendono a considerare la scuola dell'infanzia comunale, taluni, non tutti e non i presenti, tendono a considerare la scuola dell'infanzia come un solo gravame di spesa. Viceversa, la motivazione è ben altra, quella che ha portato alla nascita delle scuole dell'infanzia comunali. E altrettanto per le scuole paritarie, diciamo private, ad ispirazione cristiana, che non sono certo nate come un tentativo né di egemonizzare né di dare una risposta così esclusivamente legata alla gratuità, ma soprattutto come un tentativo di dare risposta ad un bisogno sociale diffuso che trovava radicamento nel territorio. Dobbiamo tenere conto di questi aspetti, perché sono aspetti che si ritrovano in questo grado di scuola e anche probabilmente nella scuola primaria, meno magari in altri gradi di scuola. Ecco, se a livello italiano noi, come dire, abbiamo già raggiunto praticamente nella gran parte gli obiettivi dell'Unione Europea di totalizzazione, di estensione al 100% della scuola dell'infanzia, meno nei nidi, ma in Emilia-Romagna siamo oltre il 30% e quindi abbiamo già raggiunto l'obiettivo dell'Unione Europea. Mi interessa così darvi, visto che siete ospiti in questa terra, questa tabella. Sì. Non perdetevi a guardare le varie province, quello che conta è la parte, sono le ultime due righe. A livello nazionale, è già stato detto, ma questi sono i dati aggiornati, la scuola dell'infanzia paritaria è al 39% e quella statale al 61%, in Emilia-Romagna la scuola paritaria è al 52% e la scuola statale al 48%, quindi noi abbiamo una presenza minoritaria rispetto alle scuole paritarie, oltretutto una presenza che negli ultimi 10 anni è cresciuta di diversi punti causa la chiusura di molte delle scuole dell'infanzia comunale. Quindi questo, da qui la caratterizzazione, la sottolineatura e anche la volontà di invitare anche i soggetti gestori di scuole dell'infanzia comunale e paritarie a questo nostro convegno, perché in questa terra il sistema formativo, il sistema nazionale di istruzione per quanto riguarda la scuola dell'infanzia è veramente, come dire, a tre gambe o tre foglie. Questo non c'entra, è come dire andare oltre pensando a un tema che è stato sviluppato non pensando alla scuola dell'infanzia, ma che io vedo molto connesso a quello della scuola dell'infanzia. Quindi vi cito questa potete leggere questa poesia di Pasolini, a palazzi quasi immondi dei ragazzi leggeri come stracci giocano alla brezza non più fredda primaverile. Le nostre città fino a non molti decenni sono di questa regione non avevano le caratteristiche che ci sono magari in altre città, soprattutto del sud, cioè aree
particolarmente deprivate. Queste aree deprivate in realtà sono cresciute enormemente anche nella nostra terra, e quindi c'è il problema di riconnettere comunità che si sono apparentemente, anzi realmente in questo momento, sconnesse e un po' perse. Allora l'idea è, questo è tratto da uno studio fatto da Renzo Piano, da un gruppo di Renzo Piano che ha finanziato questo gruppo di lavoro con le risorse che gli sarebbero spettate come senatore a vita e che lui invece ha indirizzato per questo progetto. È un progetto di riqualificazione del territorio, ma in cui il territorio non è inteso solo dal punto di vista architettonico, ma è inteso nella sua complessità e nella sua globalità. Ecco, l'idea di scuola innesco della comunità, se ci pensate, sia nei piccoli comuni, nei piccoli luoghi, ma anche nelle aree deprivate, nelle aree destrutturate, e la scuola dell'infanzia, la piccola scuolina dell'infanzia, o anche la scuola elementare, o anche la scuola media, se prendiamo il nostro territorio, prendiamo il quartiere per esempio delle Besta, dove c'è una fortissima presenza di immigrati, è per la comunità, è, non può essere, è oggettivamente, anche se noi la facciamo male, anche ove noi facessimo male scuola, anche nonostante tutti i nostri limiti, la scuola dell'infanzia è un punto di innesco sensibile di rigenerazione di un territorio, lo è intrinsecamente, dovremmo essere proprio non so che cosa per non far scattare. Lo dico non per dire che qualsiasi cosa noi facciamo la scuola è un bene, ma di fatto laddove non c'è nulla, laddove c'è una disgregazione totale di tessuto, la scuola è un punto di innesco della comunità e in particolare la scuola dell'infanzia, perché è il primo momento nel quale la famiglia generatrice incontra un luogo rigeneratore di vita matura. Consideriamolo, perché questo ci spiega, ci suggerisce forse come declinare, come imparare, reimparare a fare oggi scuola dell'infanzia. L'idea è quella del rammendo. Certo, noi abbiamo l'idea del rammendo come le nostre nonne o bisnonne che riparavano fin tanto che il tessuto si sfibrava. Il rammendo a cui ci si riferisce è un altro. In questo caso il gruppo di Renzo Piano si riferisce al rammendo urbanistico, ma partendo da un territorio, da un contesto. La scuola è fondamentale per il rammendo dei nostri piccoli, ma attraverso il rammendo dei nostri piccoli, per il rammendo delle persone, delle famiglie e della comunità, e attraverso questo per il rammendo della città. A me sembra un compito da fare tremare le vene e che soprattutto leva enormemente lo sguardo rispetto a volte alla piccineria in cui ci troviamo ad agire, in cui noi stessi cadiamo e con cui a volte la scuola dell'infanzia è considerata. Il compito è invece tutt'altro, è un orizzonte vastissimo. L'ipotesi per il futuro, già le accennate un po' Cerini, io non faccio altro che ricordarle anche nella loro apparente, ma non è oggetto di discussione, dicotomia. Da una parte l'idea dello 06 che proietta l'idea dell'educazione e della cura in un tempo scolare, perché abbiamo l'idea dell'educazione nella cura, in particolare della cura in particolare nello 0-3 anni, dall'altro c'è l'impianto curricolare che viene dalla indicazione 2012, che non sono in contrasto, possono essere benissimo complementari nell'alveo di un percorso che è un percorso educativo per tutti, quale aveva definito ad esempio Bruno Ciari, già prima da Giancarlo citato, nel 1970, con l'idea di un curriculum dai 3 ai 16 anni. Le due idee non sono in contrasto, chiedono però significativi approfondimenti culturali e pedagogici, e questo è quello che può anche essere svolto in questi giorni.
ovviamente quale che sia l'approfondimento, mantenendo quelli che sono i punti dall'esperienza, che sono intervenire con i piccoli da zero oppure dai 3 fino ai 5 anni, significa realizzare quello che ho provato così sinteticamente a definire, non sottovalutando i bisogni primari di sicurezza, di alimentazione, di conquista, dell'autonomia, ma la cura per il loro corpo, le loro mani, i loro occhi, la dimensione senso-percettiva. In questi anni è già stato detto, non in questa sede ovviamente, in questi anni c'è stata una rivalutazione di un compito della scuola dell'infanzia che probabilmente, ho la percezione, non sia stato percepito pienamente dalla stessa scuola dell'infanzia. Laddove si è parlato, per esempio, degli effetti di una certa diffusa crescente disgrafia, al di là della disgrafia riconducibile a un disturbo specifico d'apprendimento, connessa probabilmente al venir meno di una serie di giochi, di modalità, di stare, di movimenti che consentono un recupero della propria corporeità. Questo è stato acquisito significativamente nell'ambito della ricerca scientifica per i disturbi specifici di apprendimento, in particolare per quanto riguarda la disgrafia. A mio parere non ha avuto un corno, un adeguato riverbero nella scuola d'infanzia. È come se si fosse detto in ambito scientifico: guardate, scuola d'infanzia, che voi quello che avete sempre fatto e che probabilmente negli ultimi anni è stato un po' trascurato è invece fondamentale per i nostri ragazzi. Se uno non impara con la corporeità anche solo correre, andare al muro, battere la mano e fare disegnare col proprio corpo la V, quindi correndo, probabilmente la competenza manuale che ne deriverà, mancando una serie di elementi, di giochi, di corporeità, probabilmente potranno determinare una certa difficoltà grafica. Solo per dirvi che anche la ricerca scientifica sta riconoscendo l'importanza di una didattica per la scuola dell'infanzia che faccia recuperare la corporeità, che non accada che la scuola dell'infanzia, che su questo è stata all'avanguardia, in questo momento rimanga, come dire, in retroguardia. Si recuperi e si recuperino quelli che sono le ricchezze della scuola dell'infanzia, aggiornate ad oggi, ma vanno recuperate. E poi, come che sia, partire alla grande con questo tema del paper dell'OCSE, dove partire alla grande nel senso, partendo dalla scuola dell'infanzia, si possono realizzare percorsi formativi e quindi definire e sviluppare standard educativi e curricolari, migliorare la qualificazione e formazione, coinvolgere maggiormente le famiglie e le comunità, partire alla grande nella scuola dell'infanzia. Questo alla grande non nel senso della scolasticizzazione, ma nel senso di una scuola dell'infanzia che sia grande, che sia scuola, che assolva il compito educativo e formativo che le è affidato. E come esito del partire alla grande ci sono anche studi che ci dicono che una buona scuola dell'infanzia, non nel senso che si insegna prima a scrivere e leggere, una buona scuola dell'infanzia, non una buona scuola delle primarie fatta prima, una buona scuola dell'infanzia fatta bene come scuola dell'infanzia consente di recuperare addirittura, su una serie di studi e di ricerche che potete trovare in letteratura, 53 punti Pisa. Il nostro problema non è quantificare i punti, ma è capire, avere una percezione, e la mente dell'essere umano a volte ha bisogno di dati quantitativi, capire che una scuola dell'infanzia ben fatta permette ai ragazzi successivamente un apprendimento migliore, più qualificato, fino al punto che viene a differenza di più di un anno fra chi, fra le competenze a 15 anni di chi ha fatto scuola dell'infanzia e chi la scuola dell'infanzia non ha fatto. Non pensate adesso ad automatismi, stiamo facendo valutazioni sommative, non valutazioni personali, quelle sono personalizzate, però percepire che la scuola dell'infanzia ha un effetto significativo anche sul percorso formativo successivo è importante e la ricolloca in quello che il legislatore ha voluto a metà, perché la scuola dell'infanzia è nel primo ciclo anche se non è, come dire, obbligo di istruzione. Comunque da noi
è quasi totale l'adesione. Ho finito, solo per ricordarvi quindi perché abbiamo accettato ben volentieri l'impegno di organizzare questo seminario, perché ci sembra fondamentale oggi riporre al centro una riflessione sulla professionalità del docente di scuola dell'infanzia. Per aiutarsi e aiutarci a reimparare continuamente, e perché non dobbiamo dirci tutte le volte che è come se iniziassimo di nuovo. La scuola non è che inizia tutti i giorni o tutti gli anni di nuovo e uno entra in ruolo e ricomincia da capo, poi magari dopo 30 anni ha imparato più o meno qualche cosa e se ne va in pensione. La scuola è fatta dalla sedimentazione delle competenze, delle esperienze di ognuno di noi e di ognuno di voi. Se non riusciamo a metterle insieme è un patrimonio di capitale umano sprecato. E il danno non è solo per la mortificazione vostra, ma è soprattutto per il di meno che diamo ai nostri ragazzi. Questo è il motivo per cui abbiamo, come dire, convintamente partecipato all'organizzazione di questo seminario, ed è il motivo per cui vi ringrazio di cuore. Grazie al direttore. Non era un saluto formale, è intervenuto nel merito, un bel percorso a mio parere, che parte da uno sguardo, diciamo, alto, nobile, su una sorta di pedagogia sociale a cui è chiamata la scuola dell'infanzia, quel rammendo delle periferie, un rammendo della città, un rammendo delle difficoltà oggi, delle criticità, ma poi anche intervenendo su alcune annotazioni pedagogiche di notevole interesse per riscoprire i compiti specifici di una buona scuola dell'infanzia, che forse vanno riscoperti proprio anche nelle buone tradizioni, in una didattica che mette al centro il bambino in tutte le sue modalità di esplorazione, di conoscenza e di vita vera all'interno delle sezioni. Quindi grazie per questo contributo, che in effetti è nel merito già dei temi della nostra due giorni. Ora facciamo un ulteriore passo in avanti con l'intervento di Luigina Mortari, che insegna all'Università di Verona. Interviene su un binomio forte del nostro seminario, già è stato tratteggiato: cura ed educazione. Sono due termini che sembrano molto diversi, molto distanti, quasi evocano appunto mondi lontani, quello dell'accoglienza, dell'attenzione ai bisogni primari, delle cure materiali, psicologiche, della ritualità che struttura comportamenti, relazioni. E dall'altro quell'educazione, quell'education che a volte chiamiamo istruzione, che vediamo più legata a percorsi di apprendimento strutturati, a didattiche, a progettazioni. Era un po' il dilemma a cui faceva riferimento anche Luigi Guerra nella sua apertura. Sembrano due emisferi non comunicanti. Ecco, sono convinto che Luigina Mortari saprà costruire un'intensa relazione tra i due termini. E questo non solo perché qui in questa sede ci rivolgiamo ai piccoli che hanno bisogno di cure psicologiche, di attenzioni, ma perché so che nel suo pensiero di Luigina Mortari cura si carica di immediati risvolti psicologici, di un messaggio forte di presenza, di riferimenti quasi di spessore etico. I care, io sono preoccupato per te. E sono elementi fondamentali per una relazione educativa significativa. Ecco, sentiamo la sua argomentazione, quindi la parola a Luigina Mortari. Allora, anch'io mi alzo perché vedo che è difficile altrimenti che la platea colga le parole anche. E intanto ringrazio Giancarlo Cerini per avermi invitato in questo contesto dove si parla di scuola, in un momento in cui la scuola ha una grande necessità di pensiero, e penso che queste iniziative siano importanti in un momento così difficile, difficile per la scuola, difficile per l'università, difficile per tutti i luoghi di pensiero in questo momento. Io non uso mai le slide, ma stavolta le ho preparate per darmi un ordine.
ma già comincerei in un modo disordinato per le sollecitazioni che ci sono state prima. Proprio Giancarlo parlava della pedagogia togata, mi è piaciuta tantissimo questa affermazione, perché il rischio della pedagogia e delle discipline che l'università parlano di educazione è proprio di stare lontane dal mondo della scuola. Un rischio grandissimo di parole che mancano di esperienza. In un saggio uscito nel 1989-1990 sull'Educational Researcher, che è l'organo più importante della ricerca educativa nel mondo, si dice che la ricerca educativa dovrebbe essere come la ricerca medica, la ricerca clinica, essere più attenta ad andare là dove le cose accadono e a fare percorsi lunghi come i trials clinici. Penso che anch'io che sia così, e che quello che manca all'educazione è proprio una buona ricerca. Si fanno ricerche episodiche, si fanno ricerche momentanee, non si fanno ricerche di grande respiro che ispirino le policy educative. Un collega americano dell'Università del Massachusetts ha avuto per una buona ricerca dal governo federale americano 1.800.000 euro di dollari, a patto che sia una ricerca che dura nel tempo come minimo 3 anni e che coinvolga più scuole in un approccio comparativo. Ecco, mi piacerebbe che in Italia, no, si facessero cose di questo tipo. Allora, proprio da pedagogia togata, chiedo scusa se non sarò per bene, come dire, incardinata dentro il tessuto e il mondo vivo della scuola, ma ho colto una sollecitazione che Giancarlo mi ha dato nelle domande che mi ha mandato in una mail, no? E di spiegare proprio il rapporto tra educazione e cura. Tanti anni fa, comincio da qua brevemente, quando ho fatto il dottorato a Padova, quindi eravamo all'inizio degli anni 90, facendo una tesi di filosofia ecologica, ho trovato un documento internazionale intitolato Caring for the Earth, aver cura della terra. Ho pensato quindi, a partire dal testo di Heidegger, essere tempo di introdurre il concetto di cura, e venni dissuasa caldamente dal cogliere e dall'affrontare il tema della cura, perché avrebbe portato lontano dai terreni scientifici. Quando poi ho cominciato a parlarne, sono stata dissuasa più volte. Fortunatamente nel 2004, a un convegno a San Diego, in California, incontrai Neil Noddings, che è questa matematica, insegna matematica ad Harvard, e ha scritto il primo testo intitolato Caring. Come mai una matematica scrive questo testo sulla cura? Quando insegnava al college si era resa conto di una situazione che viveva tutti i giorni. Dava molto impegno a preparare le sue lezioni di matematica, ma non riusciva a portare guadagno, quello che lei intendeva per guadagno cognitivo, nei suoi studenti. E allora ha pensato che forse mancava qualcosa, che fosse, al di là di tutte le competenze che metteva in atto, uso appositamente questa parola del competere, mancava qualcosa in classe. Allora è andata a studiare i testi di filosofia e i testi di pedagogia, ha scritto questo libro che ha fatto scuola negli Stati Uniti, che è Caring, e un altro successivo, La sfida alla scuola attraverso la cura. Che rapporto c'è tra scuola e cura? Ci arrivo pian piano, però mettendo delle suggestioni. Ho preparato solo qualche slide, che sono quelle che preparano il discorso. Qui ci sono solo 4 parole: a palenca e a baton psychen. Sono parole che si trovano nel Fedro di Platone. Tradotto è l'anima tenera e pura. Quando l'anima raggiunge il massimo della conoscenza e quando arriva in cielo, si allontana dal mondo delle opinioni comuni, si avvicina alle idee più importanti, che sono le idee della verità, le idee della giustizia, le idee della sapienza, l'idea del buono, del bello. E allora abbiamo un'anima che gira, anzi si fa girare intorno, è portata intorno in un atto di contemplazione e coglie le idee. Però queste idee importanti vengono colte solo quando l'anima è così, tenera e pura, limpida, capace di ricevere, non di afferrare.
se andiamo a vedere i termini che usa Platone, si può vedere come l'apprendimento più importante non abbia dei termini da guerra, la discussione, l'afferramento delle idee, ma sia un si trovi in un atteggiamento diverso, contempla, intuisce, riceve. Ma lo riprenderò dopo, volevo solo lasciarlo come inizio. E poi prima di arrivare anche al documento Sturdy Strong, una citazione da Cicerone, perché tutta la nostra cultura occidentale parla di cura e quando parla di educazione di paideia usa continuamente la parola cura. Nel De Officiis Cicerone dice che c'è bisogno di una cura che risveglia gli animi e li rende più grandiosi. Senza quella che lui chiama la cultura animi non c'è educazione, c'è solo istruzione, riempimento delle menti. E allora un passaggio veloce che faccio spesso, nel testo Responsabilità e giudizio di Hannah Arendt si parla della sua capacità di pensare. In un'intervista che rilasciò quando ormai divenne famosa, spiegò che la sua formazione nella Germania pre-seconda guerra mondiale, quando la Germania era lo stato più importante sul piano dello sviluppo della cultura e la filosofia tedesca era ai massimi livelli, lei dice: ho avuto un insegnamento pessimo. Allora uno che legge questa affermazione dice: come mai nelle scuole tedesche prima della seconda guerra mondiale questa studiosa che a 12 anni riesce a tradurre dal greco al tedesco, dal greco antico al tedesco, dice che la formazione non era buona? E lei spiega e dice che ha imparato tante cose, ma non ha avuto nessuna educazione al pensiero critico e nessuna educazione al pensiero morale tale che consentisse agli studenti di distinguere il male che stava per accadere. E allora tutta la scuola che aveva fatto una grande istruzione, quella che aveva formato gli ingegneri che produssero poi gli strumenti per elaborare la bomba atomica e l'energia nucleare, non si rese conto di quello che stava accadendo. C'era ai massimi livelli lo sviluppo del pensiero scientifico, ma non si sapeva bene a che cosa si stava arrivando e che cosa stava succedendo. Vediamo alle tre suggestioni prima di cominciare. In questo documento, citato dal collega prima, si dice che un crescente corpo di ricerche riconosce che l'educazione dell'infanzia e la cura, quindi vedete che questo documento mette insieme educazione e cura, porta una serie grande di benefici, come un migliore benessere del bambino e buoni risultati sul piano dell'apprendimento. Però questi benefici sono condizionati alla qualità, che non basta espandere l'accesso ai servizi se non c'è la qualità all'educazione. E la qualità all'educazione qua viene intesa come cura. Questo è un primo suggerimento. E vedete che sono proprio spezzoni. Come dice Bateson, mettiamo delle prugne lì e poi vediamo che marmellata riusciamo a fare. Dalla filosofia, in un testo di Levinas, di Dio che viene all'idea, si legge che oggi noi siamo di fronte ad una specie di neoscientismo e di neopositivismo che domina il pensiero occidentale. Il pensiero contemporaneo si muove in un essere senza tracce umane, in cui la soggettività ha perduto il suo posto in mezzo a un paesaggio spirituale che si può paragonare a quello che si offrì agli astronauti che per primi misero piede sulla Luna, dove la Terra stessa si mostrò un astro disumanizzato. Perché ho preso questo passaggio da Levinas? Perché Levinas ci avverte che siamo davanti a un nuovo scientismo. E io lo avverto quando sento le persone che mi chiedono, quando parliamo di empatia all'università, siccome si parla di neuroscienze, le neuroscienze cosa dicono per sviluppare l'empatia? Questo è un esempio di pensiero causale, lineare, che è esempio di scientismo e di semplificazione dei processi. E tutto questo porta ad un impoverimento sul piano spirituale, perché l'esperienza umana è molto più complessa di quanto siano gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione per interpretarla. E poi un'altra suggestione ci viene da Ortega y Gasset, un filosofo spagnolo, sulla falsità dello studiare. Lui sta
portando in classe, avviando il suo corso sulla metafisica, non ci preoccupiamo di questo tipo di insegnamento, quello che lui ci dice è che ci sono diversi modi di stare nelle cose e di iniziare un modo di esserci. Possiamo sentire la necessità, leggo un libro perché sento dentro di me che lì ne va del senso delle cose, o leggo il libro perché altri dicono essere essenziale. Accetto in questo caso qualcosa che mi viene indicato come necessario, posso farlo, ma non lo sento come necessità. Si tratta di una necessità che arriva a me come estranea. Questo è il modo migliore per fare la differenza tra un apprendimento meccanico e un apprendimento significativo. Ma questo è il modo anche per rendere comprensibile alla gente che sta fuori la scuola quanto sia difficile motivare a scuola. Perché la scuola è un ambiente fuori, no? dall'andamento quotidiano normale di tutti i giorni. E lo studio, l'applicazione, il far fare delle cose ai bambini è fuori dalla continuità del vivere di ogni giorno. Renderlo sensato non è cosa automatica, non è cosa facile. L'ultimo passaggio viene dalle esperienze, viene soprattutto dai dialoghi che in questi ultimi tempi ho avuto con il mio amico Massimo Recalcati, che da quest'altro anno insegnerà da noi lì a Verona, e soprattutto la psicanalisi lacaniana ci insegna che il desiderio di esserci e di divenire il proprio poter essere si realizza solo se nutrito dalla risposta del desiderio dell'altro. Noi viviamo esposti agli altri in una mancanza totale di senso dell'essere spesso, ed è l'incontro con l'altro che ci rende umani. Ma non è solo l'incontro con l'altro che ci rende umani, ma è sentirsi riconosciuti nello sguardo dell'altro. Sapere che il mio desiderio dell'altro viene accolto dall'altro e io posso stare nel suo sguardo, posso stare nella sua mente, in certi casi posso stare nel suo cuore. E questo è un passaggio fondamentale, perché qua si avvicina il discorso alla cura. Heidegger in Essere e Tempo dice che aver cura è prendersi a cuore l'altro. E quando parla del prendersi a cuore l'altro non intende niente di sentimentale, intende qualcosa di molto più forte. Edith Stein, allieva di Husserl e quindi contemporanea di Heidegger, parla di ragionamenti del cuore. C'è un modo di pensare, una ragione che è matematica, il logos mathematikos, quello freddo, ma c'è anche un logos diverso, il logo degli stoici, che è il logos spermaticos, cioè il logo che è fertile, che fa nascere le cose, che fa sentire vivi, è la ragione poetica di Maria Zambrano, è il pensare col cuore che avvicina alla realtà. I bambini hanno bisogno di essere sentiti nello sguardo desiderante dell'altro. Quando si sentono sentiti, accolti dallo sguardo desiderante dall'altro, hanno il luogo dove stare, la loro anima diventa distesa e possono apprendere. Questo è il passaggio fondamentale. Questa è solo la premessa per arrivare al punto. L'educazione è cura, ma che cos'è la cura? Ma soprattutto è essenziale la cura, visto che molti quando noi parliamo di cura ci contestano e dicono che portiamo l'educazione fuori dall'alveo della ragione occidentale. No, la cura è essenziale, la sapevano anche i greci, anzi loro l'hanno fondata, perché in tutti i dialoghi di Platone, dove Platone fa parlare Socrate di educazione di Paideia, si parla di cura. Non c'è educazione se non c'è cura. Nell'Achete Socrate dice: il compito degli adulti è di educare i giovani prendendosi cura dei giovani. Questo dice. Nell'Alcibiade primo, quando Socrate incontra questo giovane che è Alcibiade, no? Che vuol diventare un importante personaggio della città, e Socrate lo avvicina e dice: caro il mio Alcibiade, qua è ora che tu ti svegli e che comincia a prepararti per diventare un valente governante di Atene. Dice: beh, ma io sto già lavorando per diventare governante. Socrate gli dice: no, siamo al punto in cui devi cominciare ad educarti. Come? Chiede Alcibiade: avendo cura di te. Epimelei autou. E allora Alcibiade chiede a Socrate: ma cosa vuol dire aver cura di sé, questa parola?
Socrate fa tutta una serie di discorsi e arriva al punto in cui gli dice: aver cura di sé significa epimeleia psychen, aver cura dell'anima. Se tu non hai cura dell'anima, non potrai diventare un governante. Aver cura dell'anima è quella di cui abbiamo parlato prima. L'anima è quella che sale verso le idee e cerca di comprendere le idee più importanti. Se tu non vai là dove ci sono le idee di giustizia, di bene, di bello, di giusto, non potrai nemmeno diventare un governante di Atene. Potrai sapere tante cose, ma senza la vita dell'anima non sarai in grado di dare vita ad una città. Questo è quello che dice Socrate, però si muove già su un piano, come dire, pedagogico. È vero che la cura è essenziale, visto che molti ci dicono che, come ho detto prima, che noi parliamo di qualcosa che non può essere essenziale. La cura è essenziale per una ragione ontologica. Pensiamo ai nostri bambini quando arrivano a scuola. Se li guardiamo da un punto di vista filosofico, da un punto di vista ontologico, dobbiamo usare le categorie della filosofia fenomenologica che ci ricorda che l'essere umano è innanzitutto mancante. Noi ragioniamo soprattutto sulla base della filosofia moderna, e tutta la pedagogia in genere è costruita sulla filosofia moderna. E la filosofia moderna ha come riferimento l'adulto, che è un adulto, un essere capace, che ha la ragione, che si domina, sovrano di sé. Ma questa è un'immagine, non è la verità. La qualità ontologica più profonda di ciascuno di noi è proprio la mancanza, il sentirsi mancanti d'essere, mancanti di qualcosa e desideranti del bene. Questo di solito ce lo dimentichiamo, anche nei libri di pedagogia se ne parla poco. In un testo uscito negli anni 90 di una filosofa tedesca si dice: ci dimentichiamo di ragionare sul bene, mentre Aristotele ci dice che ogni essere umano nasce desiderando il bene. Non desidera sapere la matematica subito, sapere l'astronomia, imparare la letteratura o la storia. Quello che ciascuno sente dentro è l'aspirazione al bene. Ed è solo in questa prospettiva che prendono senso tutte le altre cose. Però noi siamo mancanti. Siamo mancanti perché? Perché non abbiamo la sovranità sul nostro essere. E i bambini lo evidenziano in una maniera ancora più grande, che sono fragili e vulnerabili. Spesso ce lo dimentichiamo perché? Perché le immagini che ci vengono date anche da una certa pedagogia, il bambino con la ragione, il bambino capace, il bambino che sviluppa pensieri, certo, ne abbiamo un'evidenza costante quando facciamo ricerca a scuola. I bambini sono capaci di pensieri filosofici che in nuce hanno tutti i pensieri della filosofia morale che è stata scritta fino a questo momento. Ma hanno però dentro di sé quelle caratteristiche fondamentali di ciascuno di noi. Siamo fragili, perché nessuno è sovrano della propria esistenza, e siamo vulnerabili perché abbiamo bisogno degli altri e perché siamo profondamente relazionali. Nessuno di noi può bastare a se stesso. Ciascuno di noi ha bisogno degli altri, ma proprio perché abbiamo bisogno degli altri dipendiamo dagli altri e allora diventiamo fortemente vulnerabili. E poiché noi siamo fatti di anima oltre che di corpo, anzi secondo Socrate l'essenza dell'essere umano è proprio l'anima, e l'anima si nutre di parole, ai bambini anche la più piccola parola può fare molto male. Non c'è bisogno di grandi cose per far male a un bambino, come non c'è bisogno di grandi cose per far bene a un bambino. Basta una piccola parola e basta uno sguardo o un sorriso. Nel libro che ho scritto, quello ultimo, Filosofia della cura, non sapevo come finire il testo per timore di cadere sempre nel linguaggio appunto accademico, e mi sono ricordata di un'esperienza che mi è capitata quando ho cominciato a ragionare di cura. Era l'ultimo anno in cui insegnavo le scuole elementari mentre facevo il dottorato, e insegnavo in questa scuola di campagna nel Mantovano. Arrivavo molto presto perché lo scuolabus arrivava mezz'ora dopo.
i bambini arrivavano, io li aspettavo seduta sulla, sulla cattedra, di solito facevo qualcosa, o compilavo il registro, o facevo altre cose per guadagnare il tempo. È arrivato un bambino, Christian, il più piccolino, mi ha detto: maestra, maestra, ti devo raccontare qualcosa. Racconta, intanto continuavo a scrivere. Maestra, ti devo raccontare qualcosa. Parla, intanto scrivo. E lui comincia, poi smette. Ma ti dico una cosa importante, ma ti ascolto. Allora lui smette di parlare, io continuo a scrivere, ad un certo punto mi sento le sue manine qua, mi gira la faccia e mi dice: ma mi vuoi ascoltare o no? Lui mi richiamava ad una cosa fondamentale, io non lo tenevo nello sguardo, le sue parole erano parole importanti, con il mio atteggiamento non davo conto del valore dei suoi pensieri in quel momento, non avevo un gesto fondamentale di cura. Allora, se noi siamo fragili e siamo vulnerabili e abbiamo bisogno degli altri, è dagli altri che ci viene tutto il necessario per poter crescere. L'interazionismo simbolico di cui ci riempiamo spesso le nostre frasi quando scriviamo di pedagogia o comunque di materie di scuola, l'aveva già inventato Platone, no? Quando diceva: la mente di ciascuno si nutre delle parole che vivono insieme agli altri. C'è il momento del dialogo silenzioso dell'anima con se stessa, è il principio del teteto, e c'è il momento della discussione nell'agorà. Insieme agli altri noi ci nutriamo di parole che fanno vivere la nostra anima. Ma cosa vuol dire allora avere cura, però? Avere cura di questi bambini che arrivano a scuola? A seconda dei livelli educativi si interpreta la cura in diversi modi. Quando si legge il libro di Neil Noddins, lei ha presente la scuola secondaria di primo grado. Quando si parla di scuola dell'infanzia, la cura è innanzitutto nel comportamento della persona che è lì con il bambino, prima di tutto. Noi diamo molta attenzione, ed è giusto, alla cura del materiale, alla cura dell'ambiente, alla cura delle esperienze, che come vedremo è essenziale. Ma prima di tutto la cura è nell'essere che noi siamo, è l'educatore che diventa strumento educativo, perché il bambino realizza una forte identificazione nel soggetto che ha di fronte. Allora, la prima azione con la quale si ha cura e che insegna l'altro ad aver cura di sé, perché questo è il fine ultimo dell'educazione, è l'attenzione, è il prestare attenzione, quello che io non facevo con Christian. Prestare attenzione vuol dire tenere lo sguardo sull'altro, e se io tengo lo sguardo sull'altro, l'altro impara a tenere lo sguardo su di sé e sul mondo. Simone Weil, quando insegna filosofia alle sue scolare nei licei francesi prima della Seconda Guerra Mondiale, dice che l'attenzione è la capacità cognitiva più importante, è quasi una preghiera. E Maria Zambrano, un'altra filosofa importante, dice che senza attenzione sulla realtà non si impara nulla, perché non si impara la fedeltà ai fatti. Ci si riempie di opinioni e non si sta incollati al reale. E l'altra abilità importantissima è l'ascoltare. Sembrano due capacità facili, ma non sono facili. Ascoltare da parte di un educatore un bambino vuol dire essere capaci di ricevere il suo essere senza pregiudicarlo prima con dei giudizi che automaticamente si innestano mentre il bambino parla. E i bambini sono così capaci di vedere che capiscono dallo sguardo se noi già li stiamo giudicando, e quindi riaggiustano il loro pensiero e le loro risposte a seconda del modo in cui noi li ascoltiamo o meno. L'altro passaggio importante è d'esserci con una parola, quella che ho chiamato una parola viva e germinale. La parola è lo strumento che noi usiamo continuamente con una velocità supersonica a volte, e non ci diamo il tempo di pensarla. Usiamo quelle che una filosofa di Verona chiama le parole consumate, che sono parole che non restituiscono il vivo dell'esperienza. Lavorare sulle parole vuol dire costruire l'ambiente educativo vero, perché noi, come diceva Hölderlin, siamo un colloquio. Questo poeta tedesco
dice la costruzione intersoggettiva della realtà in questo modo: noi siamo un colloquio, viviamo di parole, abbiamo bisogno di parole vive. E l'altro aspetto è quello del cercare di comprendere. La comprensione è una abilità difficilissima. Spesso i bambini si sentono non compresi, non presi dentro lo sguardo dell'altro. Perché? Non perché gli educatori non abbiano intenzione di comprendere, perché ci sono tanti bambini in classe, perché le attività da fare sono molte, perché i bambini non sono più come erano un tempo, perché si muovono velocemente, sono molto agitati, ma loro cercano di essere compresi, di essere tenuti dentro lo sguardo. Lo fanno anche ormai gli studenti all'università, prima non lo facevano, adesso te lo chiedono. Hanno bisogno di sentirsi come contenuti. E questo è un segnale importante per i nostri ambienti educativi. L'altro passaggio è quello di mostrare di sentire con l'altro. Ho usato questa parola, questa espressione appositamente per non usare la parola empatia, che è troppo consumata. Sentire con l'altro, far vedere che tu senti la qualità del suo vissuto emotivo. La dimensione della emotività e dell'affettività è stata troppo trascurata nella nostra cultura, che è fortemente razionalistica. Adesso entra nelle scuole con i manualetti di educazione affettiva, ma l'affettività è qualcosa d'altro. L'affettività è strettamente connessa ai pensieri. Attraverso le parole, attraverso i ragionamenti, anche quelli più raffinati, io comunico, faccio nascere o faccio morire le emozioni con i bambini. L'altro aspetto importante è quello di cercare la giusta misura. È la cosa più difficile, aver cura e stare nella giusta misura. Lasciare essere l'altro e chiedere di essere. Chi si occupa di pedagogia critica sulla scia foucaultiana sa quanto rischioso sia cadere nella violenza quando si fa educazione. La violenza è anche chiedere troppo. A volte però si lascia essere troppo. François Dolto ci insegna che è importante il momento di passivizzazione, che è importante il lasciare essere l'altro in un tempo che gli è proprio. Però noi, quando facciamo educazione, dobbiamo anche appellarci all'altro, chiedere di divenire il proprio poter essere. E il problema è trovare il giusto equilibrio. È come il problema che ha la madre, no? Quando deve lasciare essere il bambino e chiamarlo all'esistenza. Ed è la stessa cosa di stare con quella che io chiamo la distante prossimità. Esserci, fargli sapere che ci sono, dice Winnicott, farmi sentire affidabile, ma anche tirarmi da parte. La capacità del lasciare essere con prossimità è evidente nelle conversazioni che le educatrici fanno con i bambini. Si vedono educatrici che intervengono spessissimo, altre che si dimenticano il parlare dei bambini. Allora, trovare il giusto equilibrio dello scaffolding è qualcosa che diventa parte della nostra struttura di presenza. E l'ultimo è con delicatezza e con fermezza. Essere delicati e anche fermi. La delicatezza e la tenerezza non sono sentimentalerie, ma, come dice Leonard Boff, questo teologo della liberazione, per fare una buona politica bisogna essere capaci di grande tenerezza. Ma per essere capaci di tenere l'altro nel processo difficile dell'autoresponsabilizzazione bisogna anche essere fermi, resistere e insegnare a resistere. Non tolgo altro tempo, l'ultimo passaggio. Quando leggo i testi, anche i testi di i sussidiari a scuola delle primarie o anche certe guide, rimango colpita da quello scientismo di cui parlavo prima. Lo scientismo di cui parlavo prima è quello di semplificare e di spostarci sempre sugli outcome, su quello che io voglio. Vedere già che cosa mi aspetto dai bambini. Ma come diceva prima il direttore, non dobbiamo prescolarizzare la scuola dell'infanzia. Quello che dobbiamo fare è espandere le possibilità di esserci. È la lezione di Dewey che spesso ci dimentichiamo, che faccio sempre leggere ai miei studenti, Experience and Education, che è bellissimo.
I bambini vivono nel presente, diamogli delle esperienze dalle quali loro prenderanno nutrimento per sviluppare che cosa? Per sviluppare tutte queste dimensioni, tutte, quella cognitiva, quella affettiva, quella sociale, che è la capacità di stare con gli altri, e quella estetica, apprezzare il bello. Apprezzare il bello anche semplicemente guardando delle opere d'arte, anche semplicemente ascoltando dei ragazzi del conservatorio che vengono a suonare un po' di musica, senza chiedere l'analisi dell'opera musicale, no? Come a volte si vede fare. E poi la dimensione corporea, che è stata citata prima, importantissima, è quella etica. Quella etica che significa che cosa? Non la morale, ma la passione per il bene, quello che ho citato prima. In un testo bellissimo di Iris Murdoch, e dice: ci siamo dimenticati, come dice l'altra filosofa, di occuparci del bene, perché è una parola troppo grande e troppo difficile. Però è il bene che cerchiamo tutti, e tutti i giorni diciamo la parola bene. Hai fatto bene, hai fatto male, ho mangiato bene, hai fatto il compito bene, e vorrei vivere una vita buona. E questo è il principio di rimente di ogni vita, ed è su questo che dobbiamo imparare a riflettere, riportando queste parole grandi con i bambini, che sono capacissimi di affrontarle. E poi l'educazione politica. Quando abbiamo lavorato alle indicazioni Cecco a Italo, nel 2007, ho tentato più volte di fare mettere queste parole, ma non ci sono riuscita. Le ridico qua. L'educazione politica è la cosa più importante, perché noi viviamo fra molti. Politica è una parola semplicissima, non sono i partiti. Politikos è la persona che vive fra i tanti, polloi. E noi dobbiamo imparare a vivere fra i tanti. Prima dell'educazione interculturale, tutte le declinazioni possibili, c'è vivere con gli altri. E la politica è questa, essere capace di gestire il discorso in modo da far parte a tutti. E poi la dimensione spirituale. Anche questa non era stata, come dire, raccolta, forse perché faceva pensare a dei tempi lontani, ma spirituale è la dimensione nostra, c'è il corpo e c'è lo spirito, c'è la psiche, e occuparsi di educazione spirituale vuol dire riportare i bambini a frequentare le grandi domande che hanno segnato la cultura occidentale, ed è dimenticando le grandi domande che la cultura muore. Che cos'è il bene, che cos'è il giusto e che cos'è il bello? I bambini lo sanno, amano moltissimo discutere di questo, non c'è bisogno di nessun programma di Philosophy for Children, bisogna solo discutere con loro, accogliere il loro pensiero, stare, come insegna questo psichiatra americano Coles, lì a parlare con loro, e si aprono spazi di cielo. Grazie. Credo che sia doveroso anche un omaggio di fiori di campagna alla nostra Luigina Mortari. Grazie. Grazie. Un gesto di cura, grazie. Beh, veramente un bel percorso di riflessione, insomma, è difficile sintetizzare, ci provo con la metafora, insomma, era partita col paesaggio lunare, ci ha portato in un paesaggio pienamente umano in cui riscopriamo il senso delle grandi domande, dei grandi valori, insomma parole che noi percorriamo quotidianamente, e lei ce le ha, insomma, nobilitate, ci ha fatto pensare, un po' scavato anche nella nostra quotidianità alla ricerca di un senso anche autentico, genuino, anche dell'essere insegnanti. Essere nello sguardo dell'altro è un'affermazione, trovare la giusta misura, usare le parole giuste, parafrasando il nostro Brunner, l'arte della cortesia del dialogo. Ecco, sono messaggi
che ci fanno bene, che ci aiutano ad andare avanti e ci fanno scoprire il valore anche del nostro mestiere, del nostro lavoro di educatori. Spesso chi sta attorno a noi non se ne accorge, non coglie che nei piccoli gesti quotidiani ci stanno grandi valori, e ringrazio Luigina perché ce li ha fatti in effetti riscoprire. Allora, ulteriore, andiamo avanti, rimettiamo ordine nelle nostre riflessioni, ripartiamo da loro, dai bambini, dai nostri bambini, oggi tanto citati, curati dall'immaginario sociale, dal mondo delle immagini e dei consumi. Abbiamo chiesto ad Anna Maria Ferraris, che è docente della Sapienza di Psicologia dello Sviluppo e anche direttrice della prestigiosa rivista Psicologia Contemporanea, poi ringrazierò anche le riviste che sono state, diciamo, donate ai partecipanti dagli editori vicini alla Scuola dell'Infanzia. Ecco, abbiamo chiesto ad Anna Ferraris: ma chi sono poi veramente questi bambini e queste bambine? Chi costruisse l'immagine dei bambini, l'identità dei bambini in questa società dell'estasi della comunicazione? Sembrano bambini ipernutriti in tutti i sensi, iperprotetti, precocemente coinvolti nelle dinamiche degli adulti, socializzati quasi per forza, ma spesso così soli. Ma li conosciamo veramente? Oppure ci muoviamo con i nostri stereotipi? A volte ci aspettiamo molto da loro, li stiamo sopravvalutando, stiamo forzando le tappe della loro crescita. Allora, la scuola dell'infanzia può essere il luogo giusto, il tempo giusto per farli crescere bene? E a quali condizioni? Siamo esigenti come domande, ma ci affidiamo ad Anna. Grazie. Ma le domande sono molto impegnative. Io cercherò di fare un quadro. L'affermazione di partenza che mi era stata data è: non ci sono più i bambini di una volta, è vera in parte, ma non del tutto, insomma. Cioè, in realtà, se uno guarda bene, scopre che ci sono delle costanti che accomunano i bambini di oggi con i bambini di ieri, e delle varianti che invece li rendono diversi. Le costanti sono quelle legate ai tempi dello sviluppo biologico. Ai tempi dello sviluppo biologico e ai bisogni di base dei bambini, che sono fondamentalmente gli stessi, al di là del fatto che una comunità poi sia in grado di assorberli oppure no. Rapidamente, ma poi ci ritorneremo, c'è bisogno di amore. Qui rientra anche questo sguardo dell'altro sul bambino, questa reciprocità. C'è bisogno di amore anche da parte di persone non familiari che aiutano ad uscire dalla simbiosi materna, no? Soprattutto nel nido, soprattutto nella scuola dell'infanzia. C'è bisogno di stabilità, di ritmi, di regole. C'è bisogno di ascolto, e su questo c'è già stato un intervento molto esauriente. Che cosa significa ascolto? Perché la comunicazione non è soltanto verbale, ma è moltissimo a livello non verbale, e i bambini sono degli esperti nella comunicazione non verbale. Sono degli esperti perché per almeno un anno e mezzo, quando ancora non riuscivano a parlare, cercavano di decodificare il mondo intorno a loro sulla base della comunicazione non verbale delle persone che stavano loro intorno. E nella comunicazione non verbale rientra per esempio anche il tono della voce, diciamo, non soltanto le mimiche, le posture, non soltanto i gesti, non soltanto il modo in cui si è presi in braccio, afferrati, tenuti, eccetera, ma anche le pause, il tono della voce. Per questo, come diceva la professoressa prima, non possiamo ingannarli, cioè, sono veramente molto esperti alla comunicazione non verbale, perché era... è necessario capire, per la loro sopravvivenza nei primi periodi della vita, capire le intenzioni dell'altro, e quindi sono dei grandi osservatori che tengono conto spesso molto più del non verbale che di quello che noi diciamo verbalmente.
E poi c'è questo progredire dalla protezione e autonomia. I bambini vanno protetti, però hanno bisogno anche di una progressiva autonomia, e qui la Montessori è stata molto esauriente nello spiegarci che cosa si intende. E poi hanno bisogno di stimoli linguistici, intellettivi, motori, cioè il linguaggio in parte dipende dalla maturazione biologica, però se non ci sono gli stimoli il bambino non impara a parlare. La motricità vedremo come è connessa anche con lo sviluppo cognitivo, no? Si pensa sempre che la motricità sia slegata, che sia dalla cognizione, invece, come già è stato anticipato, esistono studi scientifici che dimostrano un legame molto forte, soprattutto in età prescolare. Il bambino che si muove, il bambino che fa esperienza attraverso i sensi, comprende molto meglio la realtà del bambino che invece guarda soltanto di fronte a uno schermo quello che altri hanno preparato per lui. E movimento, gioco, socializzazione, e poi anche l'alfabetizzazione emotiva, cioè questo imparare a riconoscere i sentimenti e a gestirli. Ma adesso io vado rapidamente su questa prima parte, su cui poi ritorneremo. E quali sono invece le varianti? Le varianti che io ho cercato di individuare, ma probabilmente, ma può darsi che a voi ne vengano in mente delle altre. E le varianti ovviamente sono dovute al tipo di ambiente in cui crescono oggi i bambini, che è indubbiamente molto diverso per molti aspetti da quello di ieri, di una quarantina d'anni fa anche. E quali sono? I bambini di oggi hanno più attenzioni, cure mediche, fanno anche più sport, anche se non tutti naturalmente fanno sport, però molto più di una volta. I bambini vanno molto più in palestra, in piscina, eccetera. Sicuramente ricevono molte più cure mediche, e questo è molto positivo. Ricevono anche un maggior numero di sollecitazioni, di stimoli, di informazioni. Lo stile educativo non è più quello tradizionale di un tempo, è più, diciamo, libertario, più basato sull'autorevolezza che sull'autorità, anche se poi a volte degenera in permissivismo, degenera in iperprotezione, a volte entrambe le cose contemporaneamente, cioè troppo permissivismo laddove ci vorrebbe un controllo maggiore e troppa protezione quando invece sarebbe opportuno favorire l'autonomia e il senso di responsabilità. Su questo ritorno sulla Montessori, che spesso non viene sufficientemente letta, e lei ha delle pagine bellissime su questo, di quanto bisogna lasciare autonomia ai bambini, fare un passo indietro, e non essere invadenti, non suggerire troppo, eccetera, e riconoscere che hanno dei tempi diversi dai nostri, che si avvicinano all'esperienza e alla realtà con tempi differenti. Poi ci sono le attese degli adulti, attese che hanno i genitori di oggi nei confronti dei figli, che sicuramente sono superiori, perlomeno per quanto riguarda l'infanzia, rispetto a quelle che avevano i genitori di ieri, del passato. Questo in sé non è negativo, diciamo, però può diventare negativo se i genitori sono assillanti, anche perché il figlio unico è molto diffuso, cioè circa il 33% dei bambini italiani sono figli unici, e quindi tocca a lui da solo realizzare i sogni che hanno i genitori per i figli. C'è poi, molto importante, l'immagine, come dire, ufficiale tra virgolette, l'immagine dell'infanzia che deriva dai media e dalla pubblicità, e quali, siccome penetrano nelle case, sono anche molto sofisticati ormai dal punto di vista della comunicazione, agiscono molto sulle emozioni e quindi hanno alla fine un forte impatto sugli spettatori. E poi c'è un ruolo, lo hanno anche le maggiori conoscenze che oggi noi abbiamo dello sviluppo dell'intelligenza infantile rispetto a 30-40 anni fa, e vedremo, adesso approfondirò questi aspetti, e il ruolo che hanno anche le nuove tecnologie nella vita dei bambini, dalla TV alla PlayStation, dal computer all'iPad, addirittura anche lo smartphone. Ecco, questo insieme di fattori ovviamente contribuisce a dare un'immagine dei bambini di oggi diversa da quella dei bambini di ieri, anche se non è detto che poi sia un'immagine del tutto fedele alla realtà, perché spesso quello che noi vediamo sugli schermi è anche distorto, insomma.
Ecco, allora ritorniamo un momento ad approfondire. Allora, in linea di massima si può dire che i bambini di oggi tendono ad essere più disinvolti, no? Meno inibiti dei bambini di ieri, perché lo stile educativo non è più quello autoritario che li zittiva, cioè una volta la frase classica era parla solo quando sei interrogato, no? Ecco, invece questo direi che è abbastanza cambiato oggi. Oggi i bambini possono parlare anche se non sono interrogati. Poi sono più informati di un tempo, e questo di nuovo è una cosa in sé positiva, in linea di massima, a patto però che l'informazione non sopravanzi troppo la loro capacità di assimilazione, altrimenti nascono delle difficoltà. E assimilazione, come già si diceva prima, non è soltanto a livello cognitivo ma anche a livello emotivo. Poi emotività e pensiero non è che sono disgiunti, sono completamente molto connessi, e nell'infanzia ancora di più che in età adulta. Quindi il fatto che vengano esposti in età precoce a ogni tipo di informazione, anche allarmanti, e questo succede spesso perché sto televisore è penetrato in casa, lo si vede anche durante i pasti, i TG con tutte le informazioni inquietanti, eccetera, può creare delle paure e delle insicurezze inedite rispetto al passato. I bambini di un tempo non le avevano, va bene, proprio perché c'era meno pressione informativa su di loro. E ci sono anche certi film che vengono definiti per bambini, io lo vedo, insomma, guardando, poi ho due nipoti piccoli, quindi ho proprio queste cose sotto gli occhi, che hanno delle immagini e delle sequenze non adatte ai bambini, però vengono definiti per bambini, e però queste sequenze poi il bambino magari non segue tutto il filo del discorso, non è che collega il finale edificante con il resto della storia, e le immagini più forti restano impresse nella memoria, spesso li angosciano, possono avere anche gli incubi di notte, e il tutto è aggravato dal fatto che molti di loro non fanno più quei giochi spontanei di movimento e di gruppo che avevano un effetto terapeutico. Questo, il gioco spontaneo è sempre stato la terapia dei bambini, no? Madre Natura ha messo a disposizione dei bambini questa capacità di immaginarsi delle situazioni diverse dalla realtà, quindi di entrare in un mondo altro, parallelo, di vivere delle esperienze in un contesto protetto, e quindi superare tutta una serie di paure. Di fatto noi vediamo, naturalmente non è così in tutti i luoghi, non è così in tutte le città, però è molto diffuso, anche dove c'è la campagna intorno, eccetera, i bambini magari passano tutto il pomeriggio di fronte al televisore e non giocano, non fanno più questi giochi che sono terapie, sono liberatori, non c'è bisogno di andare dallo psicologo se giocano 2 ore al giorno fuori in gruppo. Ecco, quindi non bisogna poi confondere comprensione con capacità di assimilazione, cioè intelligenza con emozioni. Spesso si fa questa confusione. Molti adulti dicono sì, vabbè, vede quelle scene, però io dico è per finta e lui capisce, eccetera. Ma in realtà non è assolutamente sufficiente, cioè un bambino può capire ma non riuscire ad assimilare una notizia, una sequenza che diciamo forte, che lo colpisce sul piano emotivo. Contemporaneamente può sapere che è per finta, eppure la cosa lavora dentro di lui, no? Ed è anche stato sempre il problema dei bambini precoci, no? Che capiscono troppo per la loro età, un'età in cui non hanno ancora la capacità di gestire le proprie emozioni. Quindi paure e insicurezze sono a volte indotte da questo tipo di vita, questo tipo di esperienze, ma a volte anche ampliate dall'ansia dei genitori di oggi, che non sono più autoritari come un tempo, e questo va benissimo, però spesso sono più ansiosi e sono anche più protettivi, diventano iperprotettivi. Cioè oggi è frequente vedere genitori che vedono pericoli dappertutto, tanto da arrivare a denunciare alla scuola se il bambino si sbuccia il ginocchio durante la ricreazione. E si sta verificando un fenomeno, secondo me, aberrante, cioè questo atteggiamento di genitori ha indotto molti insegnanti e molti dirigenti scolastici ad abolire la ricreazione. Hanno abolito semplicemente la ricreazione, oppure la si fa dentro l'aula, no?
Che se ci pensate bene è una vera e propria forma di maltrattamento, se si pensa al bisogno di movimento che hanno i bambini. Non solo hanno diritto a farsi la ricreazione, ma dovrebbero fare molte attività all'esterno, no? Dall'orto a molte altre, correre, saltare, arrampicarsi e così via. Allora, quegli stessi genitori poi magari sono gli stessi che pretendono performance elevate negli sport a scuola. Ecco, recentemente mi è capitato il caso di un bambino di 11 anni che ha dovuto essere ricoverato d'urgenza perché suo padre, che era anche il suo allenatore di tennis, come spesso succede in questi ragazzini che vengono appunto spinti verso gli sport precocemente, eccetera, che gli aveva imposto una dieta alimentare completamente sbilanciata. Ed è stata proprio l'insegnante di italiano ad accorgersi che il bambino stava male perché era completamente assente, non riusciva più a seguire, applicarsi, eccetera. È stato poi immediatamente ricoverato e salvato, ovviamente, però stava piuttosto male secondo i medici. Ecco, a volte si pretendono delle performance elevate nello studio, persino in prima e seconda elementare. A me è capitato di vedere dei bambini in crisi con dei tic, con dei comportamenti compulsivi, fenomeni di insonnia, eccetera, perché non sempre riuscivano a prendere 10. Allora io non lo so, forse sono antica, sono della vecchia generazione, ma non mi sembrava che una volta si dessero i voti in prima e seconda elementare. Che cos'è questa spinta, no? Anche alla competizione tra bambini, perché poi loro gli danno un valore eccessivo, cioè noi magari lo mettiamo così molto superficialmente, però loro invece gli danno un grandissimo valore perché ci prendono sul serio. Ecco, anche l'anticipazione della prima 5 anni, che si vede, ecco, rientra un po' in questo quadro, se pensiamo che in altri paesi del nord, la famosa Finlandia, come ben sapete, i bambini entrano nelle elementari a 7 anni e poi qui a 14-15 anni hanno, no, al PISA i programmi, i risultati migliori. Ma perché? Perché questo? Ma perché lì ritengono che i bambini non debbano essere inquadrati troppo presto in compiti orari scolastici, ma debbano godere ancora almeno per un anno di giochi e apprendimenti in un clima ludico, perché poi nella scuola dell'infanzia, voi lo sapete benissimo, si può imparare un'infinità di cose, però in un clima ludico, non costrittivo, eccetera, con grande libertà di movimento, a parte che anche in prima e seconda elementare si potrebbe adottare una didattica di questo tipo, e in alcune scuole si adotta naturalmente. Per cui a volte si assiste a questo paradosso, no? Iperprotezione da un lato, tanto da arrivare a vietare la ricreazione, ma guardate che è molto frequente questo divieto della ricreazione nella elementare e nelle medie, nella scuola dell'obbligo, e poi queste spinte performanti, che brutta parola, comunque si dice, queste spinte performanti per sfruttare al massimo le capacità infantili e accelerare lo sviluppo, perché c'è questa immagine, no? C'è questo mito del bambino accelerato che può rendere, eccetera. E poi ci sono anche i media, che in teoria potrebbero fare un buon servizio, ma che in pratica non lo fanno quasi mai. Questa è mia opinione personale, insomma, osservando, vedendo. Per esempio, raramente propongono un'immagine dell'infanzia realistica, più spesso vediamo nelle pubblicità, come nei cartoni, nei film, e anche in altri programmi, bambini saccenti, bambini molto queruli, bambini più saggi e più maturi dei loro genitori. Guardatele bene le pubblicità, ormai da vari anni che i bambini compaiono nelle pubblicità non solo dei giocattoli, ma anche delle auto, anche dei cibi, anche dei prodotti per la casa. Perché i pubblicitari sanno benissimo, sono dei grandi conoscitori della psiche infantile, sanno benissimo che i bambini possono esercitare un'influenza sugli acquisti. Nei loro testi c'è scritto: i bambini sono i nostri migliori agenti dentro casa, li hanno definiti così, c'è proprio questa definizione, perché il bambino poi insiste, fa il capriccio e rompe le resistenze degli adulti. Allora, avrete notato anche che in cartoni animati come il famoso Peppa Pig e i Simpson, i figli, non so, immagino avrete notato che sono sempre più saggi,
più intelligenti e più maturi dei genitori, diciamo, in particolare lo sono del padre. Cioè c'è la madre che invece è un po' pedante, eccetera, la mamma dei Peppa Pig è un tipo pedantino, come d'altronde la bambina. Il padre è sempre lì che legge il giornale, che fa tutta una serie di gaffe, è goffo, incapace, ottuso. E poi ci lamentiamo, no? Ci lamentiamo che l'immagine del padre non è più quella di una volta. Però c'è tutta una letteratura, diciamo, attraverso questi filmati che demolisce la figura paterna così. E cioè con un'ottica degli adulti, con un'ottica direi forse degli adolescenti, ma non certo dei bambini, in quali invece al nido, alla scuola materna, ma ancora alla scuola elementare, vogliono avere un padre forte, insomma. Mio papà è super, mio papà è migliore del tuo, mio papà sa fare un sacco di cose. Ecco, non si capisce perché invece si debba. Poi è nell'adolescenza che invece il padre e la madre vengono criticati, però anche questo fa parte di questa accelerazione, no? Gli si dà tutti questi input di tipo adolescenziale già nell'infanzia, e così trasmissione dopo trasmissione questo schema si insinua nella mente dei spettatori, sia piccoli che grandi. E sappiamo che la multimedialità ha una forza notevole, perché si insinua proprio nel subconscio degli spettatori, movimento, colori, musiche di accompagnamento, eccetera, eccetera. Quindi va a colpire l'emotività delle persone. In particolare poi ci sono le bambine. Ecco, le bambine sono particolarmente prese di mira da tutta questa, da questa narrazione. Sono più adultizzate dei maschi, sono più accelerate, anche sessualizzate. Ecco, pensiamo alle Winx, per esempio, sessualizzate, preoccupate soltanto del look, hanno tutta una serie di gadget, pensano ai capelli, pensano agli abiti, eccetera, come se questo fosse l'unico obiettivo per una bambina, ragazzina, eccetera. E anche gli stilisti contribuiscono e danno a diffondere questa immagine sessualizzata delle bambine, precocizzata delle bambine, che originariamente non corrisponde alla realtà, ma che però alla fine fornisce un'immagine dell'infanzia che si impone alla realtà, sia ai genitori che ai bambini. Adesso qui rapidamente passo in rassegna alcune immagini, non mi soffermo troppo, queste sono due immagini. Ecco, quella che colpisce soprattutto Mixisti, dove sembrano delle bambine con un passato, no? Ormai vissute, tutte hanno dai 6-7 anni, sono tutte bambine che hanno dai 6-7 anni, viene dato ovviamente grande risalto all'abito, ma anche lo sguardo, guardate lo sguardo di queste bambine, quelle di Mixisti che guardano nell'obiettivo, sembrano quasi delle donne vissute, insomma. Però c'è di peggio, c'è di peggio. Ecco, questo è il fumetto, questa è la bambina che sfila in una sfilata, no, non credo ancora da noi, in altri paesi però sì, una sfilata di costumi da bagno, ecco qua, bambine che hanno due pezzi, che vengono incoraggiate a mettere il reggiseno quando ancora non ne avrebbero alcun bisogno, e questa anche questa è una bambina di 7 anni, E questo è uno stilista molto noto negli Stati Uniti che si chiama Tom Ford, che ha fatto tutto un servizio con queste bambine non solo adultizzate e sessualizzate, ma anche presentate, non so, come quasi delle prostitute, non lo so, in attesa del cliente o cose di questo genere. Perché no, non c'è limite poi. Cioè il mercato è una cosa bellissima, ovviamente, però bisognerebbe mettere qualche limite. Ecco, un altro fattore in sé positivo, che invece, torniamo indietro, ecco, alla terza, sì, che ha influito nel dare un'immagine più realistica dell'infanzia, sono le maggiori conoscenze che oggi abbiamo sullo sviluppo della mente infantile, cioè il penultimo punto, conoscenze sullo sviluppo infantile, in particolare sulla mente. Cioè i bambini di un tempo erano sicuramente sottovalutati, considerati meno intelligenti, meno capaci di, cognitivamente di quanto non vengano considerati oggi, di quanto lo fosse in realtà. In cambio godevano di altre libertà, per esempio potevano giocare liberamente tutto il pomeriggio, eccetera, in gruppi da soli e così via. Però su quel piano indubbiamente venivano... prendiamo per esempio l'intelligenza logica, che è stata molto studiata da Jean Piaget, che tutti voi conoscete, no?
Questo psicologo svizzero sosteneva che soltanto verso i 6-7 anni i bambini possono seguire la logica, no? Ce l'hanno detto e ridetto tante volte. Però studi più recenti, studi successivi hanno evidenziato come già nella prima infanzia alcune capacità logiche un tempo negate siano presenti, persino nei bambini di 2 anni di vita, 1 anno di vita, eccetera. Per cui tutte le fasi dell'età, dell'età prescolare di Piaget sono state riviste. Ecco, naturalmente queste conoscenze sono molto positive perché ci consentono di conoscere meglio il bambino, di capire che cosa possono comprendere. Però bisogna stare attenti a non sfruttare queste conoscenze in modo sbagliato, cioè pretendendo troppo e ignorando poi altri aspetti importanti dello sviluppo. Perché se il pensiero infantile già a 2-3 anni ha degli aspetti logici, no? In alcuni momenti, però in altri momenti invece è più intuitivo, esplorativo, ondivago, eccetera. Quindi c'è un'alternanza di razionalità e di immaginazione nel pensiero infantile. Se voi siete insegnanti della scuola dell'infanzia, ve ne sarete accorti, no? Cioè può passare da un ragionamento che fila perfettamente dal punto di vista logico a una puntata di immaginazione, dare un'interpretazione del tutto irrazionale. E poi ci sono progressi e regressi, no? E non procede in modo lineare, ma procede per onde successive. E poi c'è l'emotività che ha un ruolo centrale, l'intelligenza appunto non è slegata dall'emotività come nel computer, insomma, nei bambini questo è molto evidente. I bambini, si diceva prima, imparano perché si sentono nello sguardo dell'altro, ma i bambini imparano anche per dare senso alle esperienze che fanno. I bambini cercano sempre di dare senso, infatti cercano sempre di dare delle interpretazioni, no? Noi a volte sorridiamo perché sono buffe, eccetera, ma questo indica invece il bisogno sempre di trovare un senso. I bambini imparano per il piacere di fare attivamente le cose, che il loro corpo è impegnato attivamente. I bambini imparano per esercitare un controllo sulla realtà e anche per sentirsi insieme agli altri, perché siamo animali gregari e quindi ci piace poi avere un confronto, avere una conferma, eccetera, avere uno stimolo. Allora, e poi bisogna dire che oltre al pensiero logico matematico studiato da Piaget, ci sono altre forme di intelligenza altrettanto rilevanti. Qui Howard Gardner ce ne ha snocciolate addirittura 8, no? Qui si potrebbe parlare per 2 ore. Allora, non c'è solo l'intelligenza logico-matematica, che ovviamente è molto valutata nella nostra scuola, ma anche l'intelligenza verbale e linguistica è estremamente importante, visiva spaziale, musicale ritmica, corporale e cinestesica, cioè si impara molto facendo, spostandosi, provando fisicamente, utilizzando i sensi e così via. Insomma, ci sono altre forme di intelligenza che vale la pena di coltivare e che sono molto evidenti anche nei bambini. Anche l'intelligenza musicale e ritmica è già evidente nei bambini. Allora, pare che sia evidente fin dai primi mesi di vita. Allora, un caso emblematico è per esempio quello di un padre che io conosco, che ho avuto modo di seguire, che da quando il figlio aveva 3 anni ha incominciato a insegnargli una serie di nozioni scientifiche, la fisica, la chimica, l'astronomia, no? Nozioni che generalmente vengono insegnate alle medie, perché è convinto, dice, i bambini sono più intelligenti di quanto si credeva, no? Anche persino il grande Piaget ha sbagliato e quindi diamoci sotto, e quindi è convinto che si può potenziare l'intelligenza dei bambini e di farne un piccolo scienziato, cioè già molto presto. Il bambino adesso ha 7 anni ed effettivamente sa di scienza molto più di quanto non sappiano i suoi compagni, no? Alcune nozioni le ha capite, altre le ha imparate a memoria, va bene, perché poi bisogna anche distinguere l'imparare dal capire. Uno può imparare delle cose a memoria senza capirle a fondo, insomma, no? Oppure capire soltanto a metà. Imparare una cosa, capire non sono sinonimi, ecco, è un'altra cosa. Però, questo bambino che è già un piccolo scienziato, che ogni tanto può fare delle performance anche in classe, è però molto ansioso, fa pipì a letto,
non quando in cortile loro, grazie a Dio, fanno la ricreazione, non è in grado di difendersi, quindi viene bulleggiato dagli altri bambini. Spesso torna a casa piangendo, dicendo che non vuole più andare a scuola. Ecco che bel risultato di questa precocizzazione. Quindi il prossimo anno i suoi genitori lo chiameranno in scuola, che è già un piccolo fallimento, no? Vabbè, non è un dramma, però questo bambino sa di fisica, di chimica, di astronomia, però manca di, per esempio, di intelligenza sociale e relazionale, e dal punto di vista emotivo è molto immaturo. Il padre ha semplicemente invertito le priorità e non ha considerato lo sviluppo nel suo insieme, cioè ha dato molto spazio all'apprendimento, ad apprendimenti che potevano avvenire tranquillamente in seguito, naturalmente, e ha trascurato bisogni della crescita fondamentali in età prescolare, come appunto, torniamo indietro, questi bisogni fondamentali, cioè la socialità, il gioco libero, la motricità, l'acquisizione di una progressiva autonomia. Ecco perché poi viene messo, diciamo, sotto e bulleggiato dagli altri. E bisogni che restano immutati, questi restano immutati nei bambini di oggi come in quelli di ieri, che sono alla base del benessere, di un buon adattamento, dell'autostima, e che favoriscono anche lo sviluppo dell'intelligenza. Ecco, per esempio, vorrei fare due esempi e poi finisco, cioè per esempio uno sulla motricità e l'altro sulle tecnologie. Allora, per esempio, molti sottovalutano il ruolo della motricità, lo ha già detto la professoressa che mi ha preceduto, no? Il ruolo della motricità tra 0 e 12 anni, quando invece è dimostrato che le attività motorie mettono in circolo dei fattori trofici, cioè dei principi che alimentano il sistema nervoso e favoriscono la plasticità cerebrale. Quindi durante tutto questo periodo evolutivo la motricità serve anche per lo sviluppo del sistema nervoso e del cervello, e siccome la nostra mente non è disgiunta dal cervello e la nostra intelligenza non è disgiunta dalla mente, ecco che il fare attività motorie può migliorare le funzioni cognitive. Quindi non è soltanto lo sfogo fisico, no? Si formano nuovi contatti sinaptici, migliora la memoria, migliora la concentrazione. Quindi dovrebbero ricordarsene quegli insegnanti che aboliscono la ricreazione o che non consentono ai bambini di fare quella giusta attività motoria consona alle loro esigenze di crescita. Secondo me un bambino dovrebbe ogni giorno almeno un'ora e mezza giocare all'aperto quando è bel tempo, eccetera, insomma devono correre, saltare, rincorrersi, eccetera. Vabbè, meglio quindi non specializzare i bambini precocemente, non forzare troppo i tempi, anche se il bambino è molto intelligente, non è quello il problema, no? E anche riflettere prima di sposare prioristicamente una tesi. Per esempio, prendiamo le tecnologie, secondo esempio. Ecco, si sostiene, per vari aspetti è vero, che le tecnologie attivano la mente, la tengono in esercizio, favoriscono una serie di apprendimenti, promuovono la logica. Tutte queste tecnologie si basano su una logica binaria, quindi abituano a diversi linguaggi. Ok, va benissimo, è vero. Però è vero anche che la lettura ad alta voce di un racconto da parte di un adulto o del bambino stesso quando impara a leggere attiva la mente dei bambini, quindi svolge le stesse funzioni, attiva la mente del bambino, la tiene in esercizio, promuove la logica, promuove la memoria, promuove la concentrazione, quindi ci si può arrivare allo stesso risultato per vie diverse. In più la lettura ha altro pregio, cioè stimola l'immaginazione, perché non ci sono le immagini stimola l'immaginazione rispetto a un film, per esempio. Consente di procedere secondo i propri tempi, di abbandonarsi ad associazioni libere, e quindi uno non deve seguire i tempi della macchina e quindi di esplorare anche dei territori collaterali, non solo quelli predefiniti dai giochini elettronici o dai film per bambini. Ecco, la lettura ha questo pregio che va riconosciuto, quindi è meno vincolante di un videogioco, risponde meglio al pensiero ondivago ed esplorativo ed immaginativo del bambino in età prescolare. È giusto che ancora non adotti delle soluzioni definitive, perché ancora deve esplorare il mondo, e quindi è bene che immagini delle soluzioni che non esistono, insomma. E quindi è bene che non sia obbligato troppo precocemente a procedere in un modo lineare dentro i limiti di una logica molto rigida, che è poi la logica binaria del sì e del no. Ecco.
Quindi anche nell'era dell'iPad, del computer, dello smartphone, la lettura continua ad avere una sua validità formativa, così come continuano ad avere e ad essere valide e formative altre attività che consentono ai bambini di avere un rapporto diretto e concreto con la realtà. Per esempio, non è detto che trovare una soluzione in un gioco di strategia al computer sia più formativo che costruire uno sbarramento di ciottoli in un ruscello. Non so se voi me lo dimostrate. Non è detto che abbattere centinaia di nemici virtuali su uno schermo sia meglio che giocare a guardie e ladri nel bosco. Non è detto che attivare un programma musicale premendo un tasto del computer abbia lo stesso effetto che ricavare un bel suono o una melodia da uno strumento musicale, cioè direttamente. Bisognerebbe fare molta di più musica nelle scuole italiane, sia quelle elementari che la scuola dell'infanzia, perché i bambini hanno una propensione, l'intelligenza musicale è presente fin dalla nascita, i bambini hanno molto il senso del ritmo, piace moltissimo, si muovono anche col ritmo della musica, eccetera. Non è abbastanza, ecco, questo sì, siccome è anche giocoso, siccome mette poi in contatto la mente con l'anima, se vogliamo, ma non c'è questa distinzione, comunque col proprio inconscio, coi propri contenuti inconsci, la musica è molto utile ed è molto apprezzata anche dai bambini. Quindi naturalmente nessun pregiudizio ovviamente nei confronti delle nuove tecnologie che i bambini trovano alla nascita e che imparano ad utilizzare anche meglio di noi. Tra l'altro tutti noi ormai le usiamo quotidianamente, quindi bisogna però che il loro uso non diventi totalizzante, soprattutto non a scapito di attività che aiutano a crescere in modo armonico e che attivano i bambini anche a livello fisico attraverso i sensi e il movimento. Io per esempio ho visto un tentativo di inserire l'iPad in un nido del romano, in una scuola romana, cioè erano i venditori di iPad che cercavano di convincere le maestre a inserire. Bene, il risultato è stato che i bambini volevano toccare freneticamente, eccetera, però cercavano di sottrarselo a vicenda. Alla fine è successo un capriccio enorme, i bambini hanno incominciato a piangere, eccetera, perché era troppo per la loro mente, cioè questo susseguirsi con il dito. Loro possono far apparire tutta una serie di immagini su cui poi non si soffermano, su cui poi non c'è un approfondimento, e questo crea, come dire, una specie di trance nel bambino, insomma, che non capisce, che però è attratto da questa immagine e così via. Ecco, allora, parafrasando John Dewey, che è già stato nominato prima, possiamo dire che le esperienze primarie devono precedere le esperienze secondarie e che l'approccio diretto alla conoscenza è indispensabile, soprattutto in età in cui l'individuo non ha ancora un bagaglio di conoscenze cui poter fare riferimento per poter valutare e interpretare in modo corretto le informazioni che provengono dai mondi virtuali, no? Quindi i bambini di oggi continuano ad avere un corpo, continuano ad avere un sistema nervoso come quelli di ieri, con reazioni e tempi di sviluppo simili. Non c'è stata una mutazione genetica, come qualcuno a volte ci vuole anche far credere. Qualcuno è arrivato a ipotizzare una mutazione genetica, come se bastassero 30 anni per una mutazione genetica. Ecco, è cambiato l'ambiente intorno a loro, questo sì, molti di questi cambiamenti sono positivi, possiamo utilizzarli, però bisogna utilizzarli al meglio e vederne i pregi, ma vedere anche i limiti per non nevrotizzare poi i bambini. Ecco, questo è. Noi vogliamo dei bambini sereni, tranquilli, che imparano gioiosamente le cose, ma che poi non hanno gli incubi, le ossessioni, i tic e così via. Ecco, grazie della pazienza. Abbiamo intanto il nostro dirigente Amaducci svolge una grigia funzione di, insomma, valletto. Intanto grazie anche ad Anna Ferraris. Una argomentazione molto, molto ampia, una saggezza, mi verrebbe da dire, che viene da lontano, partita dall'analisi di una idea che noi abbiamo, forse buone idee sull'infanzia, sulle loro potenzialità, e forse
anche gli studi scientifici ci possano aiutare a capirlo meglio, questo bambino, a vederlo, a organizzare un ambiente per lui adeguato, ma ci ha anche parlato delle tante strumentalizzazioni selvagge dell'infanzia, delle distrazioni imperdonabili degli adulti, degli iperprotezionismi, e quindi ci ha invitato a riscoprire questo filo conduttore, questo equilibrio. Mi sembra che sia una parola che oggi pomeriggio sia emerso, insomma, questo non invertire le priorità e quindi riscoprire le priorità giuste per la scuola dell'infanzia, penso sia fondamentale, con qualche tocco, insomma, qualche rivincita a mio parere anche sull'uso a volte selvaggio delle tecnologie. Mi aspettavo che a un certo punto Anna Ferraris dicesse: la cosa più interessante quando arriva un computer a scuola è lo scatolone che lo contiene, perché forse quello può essere oggetto di tante esplorazioni o diciamo conoscenze o invenzioni dei bambini. Quindi grazie anche alla professoressa Ferraris. Noi, come lei ci ha detto, aboliamo la ricreazione, non ce la possiamo permettere, si fa la ricreazione dal posto, come si dicevano i nostri insegnanti severi. Transitiamo verso un ulteriore intervento, ne abbiamo ancora due, chiedo anche ai nostri relatori di tener conto dell'economia dei tempi, li stiamo rispettando, certo vi sottoponiamo, diciamo, a un pomeriggio molto... Domattina sarà più creativo, lo ricordo, intanto invito Italo Fiorin a prendere posto. Domattina 8:30-10 c'è uno spazio aperto informale, Palazzo Malvezzi, Meeting Point, zona Due Torri, verso l'università, qualche centinaio di metri dalle Due Torri verso l'università, ma trovate tutto nelle mappe, quindi una piccola caccia al tesoro. Dalle 10 ci sono 9 punti di lavoro, workshop, con l'eccezione del seminario per le lingue che invece si sviluppa fin dalle ore 9, quindi chi è interessato a quel tema sa che c'è un seminario più lungo. Gli altri si svolgono sostanzialmente zone qui attorno alle Due Torri, 3 in questo palazzo, e gli altri li trovate ben indicati. Ancora ricordo una comunicazione che riguarda i referenti degli staff regionali, un referente per ogni regione è invitato domattina alle ore 10 presso l'ufficio scolastico regionale, perché facciamo un briefing, un confronto su alcuni aspetti importanti dello sviluppo delle azioni di accompagnamento sulle indicazioni. In particolare faremo un po' una verifica di come si sta sviluppando il tema della certificazione delle competenze, però questa è una comunicazione che riguarda solo i referenti degli uffici scolastici, un referente per ogni ufficio scolastico regionale. Passando dalla segreteria potete, i referenti possono ritirare una lettera in cui spieghiamo questo. Chiedo anche ai membri del Comitato Scientifico Nazionale domattina, chi non ha impegni da workshop, di essere presente a questo incontro nazionale con i referenti. Ora do la parola a Italo Fiorin, lo faccio volentieri, è già collega ispettore, ma oggi è docente all'UMSA di Roma, di didattica e pedagogia speciale, presidente del corso di laurea, è in questa veste oggi pomeriggio coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale che accompagna lo sviluppo nella scuola delle indicazioni. E noi sappiamo che non si tratta solo di attuare le indicazioni, ma di fare ricerca, di fare esperienza, di documentare, e il compito del Comitato Scientifico Nazionale è anche quello di raccogliere ciò che la scuola sta elaborando, anche di riorientare lo sviluppo delle indicazioni. Italo oggi ci parlerà del curriculum nella scuola dell'infanzia, di una certa idea di curriculum. Nei suoi studi ha fatto parte, ha presieduto commissioni per lo sviluppo anche delle indicazioni nazionali. Insomma, io penso, l'ho sempre visto attento non tanto, non solo alle tecnicalità curricolari, perché ci sono le belle geometrie progettuali, i moduli, gli itinerari, le unità di apprendimento, ma l'ho visto sempre molto attento, molto preoccupato al senso di tutto questo, cioè
capire qual è il significato culturale del termine curriculo, del termine autonomia. Quindi credo che sia la persona giusta anche per dirci ma qual è il curriculo appropriato nella scuola dell'infanzia, perché molto spesso ci siamo sentiti dire la scuola dell'infanzia, ricordo una bella metafora di Frabboni, l'abito da festa, il curriculo, però ho sentito anche, ho letto da Vygotsky che un buon curriculo, un buon programma per la scuola dell'infanzia deve coincidere quasi con un programma personale di sviluppo del bambino. Tutto questo non significa rinunciare all'intenzionalità, non basta osservare, non basta una pedagogia indiretta, bisogna scegliere, bisogna prendere delle decisioni. E forse con quell'equilibrio, anche qui equilibrio, in quella dicitura che si trova nelle indicazioni, che io credo sia un po' frutto proprio di Italo Fiorin, quei traguardi per lo sviluppo delle competenze, dove forse la parola sviluppo ha proprio un significato dinamico, di attenzione, di rilancio continuo rispetto all'esperienza dei bambini al ruolo dell'adulto. Quindi a lui la parola. Bene, grazie Giancarlo per questa presentazione. Devo dire che sono contento di essere in questo contesto così bello ma anche così significativo, e sono anche molto molto onorato che Giancarlo nella sua organizzazione mi abbia dato questo compito. L'esperienza che sto vivendo nel coordinamento del gruppo degli amici del gruppo del Comitato Scientifico Nazionale è un'esperienza molto ricca per me. Si sente? Ecco. Mi scuso se sono arrivato un po' in ritardo, oggi avevo esami all'università, ho fatto poi il possibile per arrivare in tempo, ho perso però i saluti, la parte iniziale. Spero di poter essere, e ringrazio anche questi amici che mi hanno rimesso a posto le slide, evidentemente c'era una incompatibilità con il computer della sala, ma si vede? Benissimo. E si sente anche soprattutto? Bene. Allora, quello che cerco di svolgere, presentarvi una riflessione che riguarda appunto il tema del curriculum. Ho cercato di ascoltare quello che mi suggeriva il titolo che Giancarlo mi aveva dato, la scuola dell'infanzia, e quel oltre che immagino nelle sue intenzioni volesse dire proprio questo curriculum che nasce nella scuola dell'infanzia, ma come le indicazioni presentano, continua e si sviluppa nella scuola del primo ciclo. E comincio proprio da una riflessione che per me fa anche problema. Ci sono dei nodi irrisolti, a me sembra, quando si pensa a un impianto curricolare. Le indicazioni sono state scritte pensando ad un curriculum che si sviluppa in maniera continua, in maniera unitaria, pur tenendo conto delle diverse età e quindi delle specificità dei vari momenti, ma ha utilizzato questo modello. L'idea di ciclo fornisce anche questa idea una indicazione di unitarietà. Ci sono dei paesi nei quali il sistema della scuola di base ancora più marcatamente prevede un curriculum unitario, sono molti questi paesi, ma per citarne quello forse più richiamato quando si parla di queste cose, ad esempio in Finlandia il curriculum si svolge in maniera unitaria, addirittura fino ai 15 anni. Da noi però c'è questa idea di ciclo che in qualche maniera mi sembra un'idea irrisolta, parlo del primo ciclo, perché da un lato abbiamo uno sviluppo degli istituti comprensivi che ormai sono diventati quasi la generalità delle situazioni istituzionali, e anche questo favorisce l'idea di un lavoro comune, di una professionalità dei docenti che si costruisce insieme, di un collegio che condivide una visione e quindi definisce una progettazione condivisa. Dall'altro lato però abbiamo una scuola che viene ancora chiamata primaria da un lato e dall'altra, con una espressione che vorrei tanto venisse modificata, se non altro perché è brutta, scuola secondaria di primo grado. Abbiamo profili professionali che non sono ancora del tutto coerenti,
abbiamo modalità di lavoro che non sono allineate tra di loro, abbiamo un sistema di formazione iniziale che non è un sistema per un insegnante del primo ciclo o per un insegnante di un curriculum unitario. Io credo che questi siano dei nodi per cui oggi, mentre c'è una grande tensione e anche una grande ricerca, una grande generosità nell'immaginare un percorso curricolare verticale, come si dice, ci sono però anche delle difficoltà che sono oggettive, quindi credo che le indicazioni in qualche maniera superino l'architettura che noi abbiamo in questo momento, ma mentre la superano disegnando un percorso unitario, evidentemente fanno evidenziare dei problemi che ci sono. In ogni caso, detto questo, la scuola dell'infanzia come si colloca? La scuola dell'infanzia a me sembra ancora, non nella esperienza diffusa, ma nella percezione che si ha dall'esterno, è una scuola, per così dire, sull'uscio, non ancora ben collocata, qualche volta tirata verso il basso in una non scuola, quasi in un'immagine di non scuola, e qualche volta, come del resto è stato molto qui richiamato, strattonata perché in qualche maniera si precocizzi e si legittimi come scuola snaturando la sua identità. Quindi è una situazione di confine, è una situazione non facile quella nella quale si trova la scuola dell'infanzia, quindi il problema di immaginare un curriculum diventa un problema interessante anche per posizionare questa scuola, questo ordine di scuola. E qui secondo me siamo di fronte ad un bivio, ad una situazione che per così dire sconta quello che chiamo un peccato originale, il peccato originale della nostra impostazione didattica, che può essere ben evidenziata anche semplicemente da questo schema, dove si è interiorizzato un modello didattico che è un modello che potremmo dire universitario, ma della Universitas Studiorum antico, secondo il quale la scuola si struttura come un modello di trasmissione da chi sa a chi non sa, come un modello di, potremmo dire dall'alto, un modello di, forse è ben esemplificato in questa maniera, e cioè una scuola che ha formato, forse in maniera veramente profonda, molto più di quanto noi non pensiamo e molto più di quanto noi non diciamo, non scriviamo, ha formato non solo l'università, non solo la scuola secondaria di secondo grado, non solo la scuola secondaria di primo grado, ma anche per larghi tratti la scuola primaria. Cioè un modello nel quale l'insegnante ha questo compito trasmissivo. Ora dire queste cose, dire delle cose che non sono legittimate, nessuno direbbe che così è dal punto di vista di una legittimazione scientifica, ma se si guarda una pratica diffusa si vede che noi stiamo ancora facendo i conti con un modello che è fortemente radicato. È chiaro che in questo tipo di modello la scuola dell'infanzia non ha spazio, o ha uno spazio soltanto in quanto, come dicevo prima, si snatura, in quanto cambia natura e viene ad essere una sorta di primina, per usare questa espressione. Ci sono delle regole istituzionali che sono anche queste largamente diffuse, io le chiamo delle regole prigione, delle regole che imprigionano in qualche maniera il fare didattica, anche queste sono note a tutti, ma sono note anche a chi non conosce la scuola, basta poterla vedere, basta poterla osservare, basta poter vedere la disposizione spaziale, l'aula come un contenitore rigido, il quadro orario come qualcosa di indiscutibile, poi è vero, si è ulteriormente cristallizzato per ragioni non semplici, come sono quelle delle cattedre, come sono quelle delle discipline con le loro tabelle molto rigide, ma noi abbiamo una scuola organizzata in questa maniera. E l'ora di lezione, che diventa il tempo della lezione, non è che sia un tempo naturale, un tempo culturale, è un tempo burocratico, però è questo che scandisce il nostro fare scuola. E la classe intesa come un insieme di individui che guardano l'insegnante, che sono posti di fronte all'insegnante. Un modello di questo tipo non è un modello, come dire, che
è favorevole ad un discorso di sviluppo continuo dall'infanzia. E allora la strada è forse quella del rompere le regole. Le regole la scuola dell'infanzia le ha rotte perché non ha nemmeno conosciuto queste precedenti. Ma quello che io vorrei dire è che forse dalla scuola dell'infanzia arriva una voce che va molto oltre l'organizzazione, il modello didattico, la cultura della scuola dell'infanzia, ed è un modello che aiuta a rimettere in discussione proprio il curriculum, la sua pensabilità, la sua strutturazione. È il modello della scuola dell'apprendimento, un modello che la scuola dell'infanzia conosce molto bene e conosce molto bene anche da tempo, non è arrivata oggi a questo tipo di impostazione. Nella scuola dell'infanzia c'è un'intelligenza spaziale che consente di vedere gli ambienti come ambienti di apprendimento, specializzati in maniera varia, multiformi. La scuola dell'infanzia è una scuola nella quale il tempo può essere un tempo disteso, lungo, può essere un tempo modulato in maniera flessibile. La scuola dell'infanzia è una scuola nella quale si fanno i gruppi, si fanno i raggruppamenti, dove ci sono bambini, ma non da oggi, di diverse età, che stanno insieme, imparano insieme, oppure si fanno raggruppamenti di bambini della stessa età, nella stessa giornata. È una scuola che sfrutta la giornata, che sfrutta le routine, è una scuola che in qualche maniera custodisce una intelligenza sia spaziale che metodologica della quale forse anche gli altri ordini di scuola potrebbero avvalersi. E allora, mentre facevo queste riflessioni, pensavo che forse un altro titolo potevo assumere come punto di riferimento, ed era questo: indicazioni dall'infanzia. Quali indicazioni dalla scuola dell'infanzia arrivano agli altri ordini di scuola? Io credo che questo sia dentro il testo delle indicazioni, ci sia questo messaggio, non è soltanto una sorta di testo che è stato confezionato mettendo insieme come scelta di pubblicazione indicazioni per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ma è un unico testo che ha delle parti comuni molto forti, le parti più forti sono le parti comuni, e che pensa in maniera unitaria una scuola che si sviluppa appunto nascendo dalla scuola dell'infanzia. E allora il curriculum della scuola dell'infanzia, secondo me, è un curriculum che nasce dal basso e si sviluppa verso l'alto. Se noi guardiamo l'impostazione curricolare, proprio prendendo in mano il testo delle indicazioni, e vediamo questo testo come è scandito, qual è il disegno curricolare che il testo ci consegna, noi vediamo che il disegno curricolare, che io ho messo in questa slide, non vi lascia capire se si parla della scuola dell'infanzia o della scuola media, per dire. È il disegno, e questo è in qualche maniera il filo conduttore su cui si sviluppa la progettazione didattica. Ci sono delle finalità, e poi vedremo come le finalità della scuola dell'infanzia sono le finalità che generano il curriculum anche per gli altri ordini di scuola. È stato indicato l'alunno come punto di riferimento, il profilo dell'alunno, ma dire che il profilo dell'alunno viene posto all'inizio del testo significa dire che anche gli insegnamenti, e anche gli insegnamenti disciplinari, non sono il fine della scuola, ma sono strumenti per lo sviluppo delle dimensioni di questo profilo. Come dire, potrebbe sembrare paradossale, ma in questa scuola di base l'insegnamento della matematica o l'insegnamento della geografia o l'insegnamento della storia non hanno come fine insegnare storia, geografia o matematica, ma attraverso lo studio della storia, della geografia e della matematica sviluppare le dimensioni della persona, che sono, prima che settoriali e disciplinari, sono di carattere più generale. Potremmo dire educare il pensiero, potremmo dire educare alla ricerca, potremmo dire educare alla relazione con gli altri, potremmo dire educare alla cittadinanza, come dicono le finalità. Quindi è un capovolgimento di logica, certamente è un capovolgimento della logica dell'insegnamento.
Rispetto a questo, sempre nel disegno curricolare, queste indicazioni 2012 prendono molto dalle indicazioni 2007, però aggiungono delle cose importanti, secondo me. Per esempio, aggiungono il riferimento alle competenze chiave, che vengono anche chiamate competenze di cittadinanza, anche queste vengono messe come orizzonte del curriculum e vengono messe come orizzonte per tutti gli ordini di scuola del curriculum della scuola di base. È soltanto in relazione a queste competenze chiave che allora si profilano i saperi, ho usato questo termine per mettere insieme quello che le indicazioni chiamano i campi dell'esperienza e poi le discipline. Sono visti come funzionali allo sviluppo delle competenze chiave. E l'espressione traguardi di sviluppo di competenza, anche questa espressione che Giancarlo ha citato, e in realtà, se pensate bene, specialmente voi che conoscete bene la scuola dell'infanzia, non è un'espressione che nasce con le indicazioni, né con le indicazioni del 2012 e nemmeno con le indicazioni del 2007, ma nasce proprio con gli orientamenti del 1991. Sono quegli orientamenti del 91 che parlano per la prima volta di competenza e che parlano di traguardi di sviluppo. E anche questo è interessante raccogliere questo segnale, perché già fa vedere come è la scuola dell'infanzia che prima ha elaborato, ha riconosciuto questo, lo ha elaborato e poi lo ha consegnato anche agli altri ordini di scuola. Per questo quando dico indicazioni dall'infanzia, un curriculum che si costruisce dal basso e non dall'alto, un curriculum che si costruisce dal basso non significa dal basso perché si va in una logica dal semplice al complesso, ma dall'inizio, dal bambino, dai suoi bisogni. Questa è un'espressione che noi abbiamo raccolto e valorizzato proprio da una lezione custodita dalla scuola dell'infanzia. E il termine sviluppo, sì, questo è un termine che mi è molto caro, perché il termine sviluppo fa capire che non si è mai arrivati, fa capire che i traguardi del competenza sono sempre di fronte a noi come una ulteriorità che noi non raggiungeremo mai. Competenza, secondo me, ha di bello due cose che sono interessanti. Da un lato che, io dico, è sempre disponibile. Non esiste l'incompetente. C'è un bellissimo libro di Hull che ha questo titolo, Il bambino competente. E parla del bambino piccolo, parla del bambino della prima infanzia. E poi però, quindi c'è sempre un livello di sviluppo prossimale rispetto al quale ci si può collocare per aiutare un bambino a crescere. Ma l'altro aspetto bello è che la competenza è sempre irraggiungibile. C'è sempre una possibilità di più rispetto al livello di padroneggiamento della competenza che noi abbiamo. E tanto è vero, e lo dico spesso, quando noi pensiamo alle persone competenti che conosciamo, a cui noi riconosciamo competenza, noi non pensiamo a persone arrivate o a persone che si considerano arrivate, ma noi non possiamo non riconoscere in queste persone la tensione al miglioramento, la tensione al perfezionamento, la tensione ad andare oltre, perché c'è sempre un oltre che ci motiva, che ci appassiona e verso il quale noi cerchiamo di andare. Allora, questa è una dialettica interessante, la competenza come disponibile, la competenza come irraggiungibile e lo sviluppo come tensione che mette in movimento questo tipo di percorso, questo tipo di traiettoria che riguarda il bambino piccolo, ma riguarda anche l'uomo, l'adulto, riguarda ogni età e ogni stagione della vita. E poi ci sono nelle indicazioni delle pagine, secondo me importanti, dedicate all'ambiente di apprendimento. Sono delle pagine che sono lievemente diversificate nella scuola dell'infanzia e poi nella scuola, diciamo, del primo ciclo, ma solo perché si riconoscono le specificità delle scuole. Ma se si va poi a leggere bene quello che si dice, si vede che c'è un discorso estremamente coerente. E poi c'è il tema della valutazione. E allora, quali sono le finalità della scuola dell'infanzia che orientano, secondo me, il curriculum, da cui nasce il curriculum non per la scuola dell'infanzia, ma per l'intera scuola? Sono familiari, le prime tre c'erano ancora negli orientamenti del 91 ed erano l'identità, l'autonomia e la competenza. E poi è stata aggiunta un'altra parola, una parola molto importante, che pure non dice politica, ma dice politica, che è la parola cittadinanza. La parola identità. La
La parola identità non è una parola che riguarda la scuola dell'infanzia, è una parola che riguarda la persona in apprendimento, la persona che apprende il suo sviluppo. C'è una espressione di Maritain che a me sempre piace ricordare, quando dice che cos'è educare. Educare è aiutare la persona umana a diventare più umana. E quindi è un percorso di realizzazione, che potremmo anche dire di autorealizzazione, quell'autorealizzazione che Maslow mette al vertice della sua piramide motivazionale. E poi l'autonomia è un valore che non è un valore per la scuola dell'infanzia, l'autonomia è un punto di riferimento per ogni proposta educativa. Educare vuol dire cercare di che lui cresca e che io diminuisca, questo è educare. Educare vuol dire essere abilitativi, non tenere prigionieri gli altri. E qui c'è una parola che noi usiamo tante volte, una parola bella, ma una parola che può essere anche equivocata, la parola facilitazione. La parola facilitazione sicuramente rimanda all'accompagnamento, ma potrebbe anche essere interpretata come una facilitazione intesa come un togliere gli ostacoli, come un farla facile. E invece facilitare non è farla facile, piuttosto è rendere significativo il percorso. E il percorso si rende significativo quando noi poniamo un livello di difficoltà affascinante e sostenibile, ma che per essere superato richiede impegno. E allora ancora una volta ritorna l'idea di una zona di sviluppo prossimale intorno al quale si definisce la proposta didattica. E ancora la parola competenza, di cui abbiamo appena detto e che non sto a ribadire, ma che è una parola importante se la intendiamo come ciò che ci permette di mettere in moto tutte le nostre risorse, ciò che viene a attivarsi quando siamo posti di fronte a problemi importanti. E la parola cittadinanza. La parola cittadinanza è stata aggiunta, non c'era prima, è stata messa nella scuola dell'infanzia e poi addirittura le indicazioni ancora nel primo capitolo dedicano un'intera pagina al termine cittadinanza e poi questo viene ripreso. Ed è questo, io mi sono trovato molto d'accordo con tutto quello che diceva Luigina Mortari, ma anche con molto in questa idea della politica come qualcosa di bello, come qualcosa che vuol dire prendersi cura del bene comune. Prendersi cura della città. Il prendersi cura non comincia quando si è pronti per andare a votare, prendersi cura comincia quando si vive questa esperienza in un'interazione educativa fin da subito. E allora credo che queste finalità siano come dei fili rossi sui quali si può cucire un curriculum unitario. Io avevo messo, non volendo neanche sviluppare tutti questi fili, solo per fare degli esempi, avevo ripreso dalle indicazioni quello che dicono, non in generale, ma proprio nel capitolo scuola dell'infanzia, cosa si dice a proposito di cittadinanza. E si dicono tante cose molto interessanti, molto belle, che non sto a dire perché voi le avete nel testo, ma poi ho provato a fare un piccolo esercizio. Che immaginiamole in termini curricolari e vediamo come, naturalmente questo sono solo parole rapide che ho preso dalla grande descrizione che ne fa il testo, per vedere come sono, attraversano i campi dell'esperienza, sono elementi che intrecciano il curriculum, ma non si fa fatica ad andare oltre i campi dell'esperienza e a immaginare questo tipo di percorso proiettato anche quando si cominciano ad affiorare i saperi disciplinari e diventano poi strumenti di lavoro con i ragazzi nel proseguo della loro esperienza di apprendimento a scuola. E l'ambiente di apprendimento, che cosa si dice dell'ambiente di apprendimento? Se noi ribaltiamo il modello, se passiamo dall'insegnamento all'apprendimento, e quello che si dice nella scuola dell'infanzia va ancora bene per gli altri ordini di scuola, può essere generativo di una didattica negli altri ordini di scuola. Quello che voi vedete in questa immagine, veramente non è che ho fatto una grande ricerca di immagini, siccome lo facevo in treno, facevo fatica a incollare, la prima immagine che sono riuscito a prendere l'ho fissata, ma
credo sia una scuola agaziana quella che vediamo, ed è però una bella immagine questa. Certo, andiamo indietro nel tempo, ma è un'immagine che a me piace. È stata evocata spesso Montessori ed è veramente un gigante, no? Che alla quale poco si torna e ha tante cose da non solo da insegnare, ma sulle quali si può continuare a lavorare. Ma un'altra figura importante, tanto per dire quanto la pedagogia della scuola dell'infanzia ha poi influenzato il nostro pensiero, sono anche queste sorelle Agazzi, che hanno lavorato in una zona molto povera del Bresciano e si sono trovate di fronte delle sezioni molto numerose dei bambini e hanno cercato di fare una buona scuola in contesti che non erano facili e hanno inventato con creatività delle soluzioni che sono in qualche maniera diventate dei classici, no? Come per esempio il grande che aiuta il piccolo, il grande che si prende cura del più piccolo, oppure, come dire, non avendo molti mezzi per avere una strumentazione didattica, hanno scoperto che quelli che i bambini hanno nelle loro tasche possono essere strumenti per una buona didattica. Ecco, e allora questa scuola, che ha antecedenti così illustri, consegna ancora un sapere didattico che potrebbe essere interessante anche per gli altri ordini di scuola. Qui sono messe in lista una serie di parole importanti dell'apprendimento della scuola dell'infanzia, parole che in qualche maniera sono state in diverso accento evocate, hanno già risuonato prima, no? Nelle relazioni che mi hanno preceduto: l'apprendere facendo, l'apprendere esplorando, che poi non è la stessa cosa, sono due modalità interessanti. Uno impara mentre fa e poi uno impara anche perché ha un problema e vuole andare a cercare una soluzione, quindi l'esplorazione nasce con delle ipotesi di ricerca. Ma anche i bambini hanno delle ipotesi e possono verificarle se noi li aiutiamo a mettere a fuoco il loro pensiero, li aiutiamo e li accompagniamo in questo. La negoziazione, i bambini che imparano negoziando, Piaget dice, usa l'espressione disputa, c'è un bel libro di Piaget dice che il pensiero socializzato nasce quando il bambino ha la possibilità di confrontarsi con gli altri, ed è il confronto con gli altri che diventa un limite al suo egocentrismo epistemico, no? Perché per Piaget dice il bambino è egocentrico, non è egocentrico perché è avaro o cattivo, il suo pensiero è così. Quando incontra l'altro, allora l'altro lo aiuta a incontrare se stesso, perché l'altro gli pone un limite alla sua onnipotenza. Magari nascono delle baruffe, la disputa, ma poi questa evolve nel pensiero socializzato, nel pensiero argomentato, si comincia a pensare. E quindi la negoziazione è un'esperienza importante che la scuola dell'infanzia non solo pratica, ma direi costruita intorno a questa modalità, dei bambini che lavorano e giocano e si confrontano con gli altri bambini. La capacità di rappresentare le esperienze, l'imitazione, il vivere con gli altri significa anche imparare per imitazione, la capacità di riflettere anche, di pensare a quello che si è fatto, di ripensarlo se giustamente aiutati. Potremmo dire, insomma, che il bambino che apprende, apprende in tanti modi, ma sono tutti modi che vedono il bambino protagonista del proprio apprendimento. E allora, anche qui, da questa impostazione, nasce una indicazione verso gli altri ordini di scuola. È possibile una scuola così oppure una scuola dei piccoli questa? Io ricordo un maestro elementare che considero un grande maestro, che poi si è dedicato, dopo aver fatto per decenni il maestro delle scuole elementari, si è dedicato a scrivere, a lavorare nel campo della formazione, mettere in piedi i gruppi di ricerca. Alfredo Giunti, che scrisse con altri La scuola come centro di ricerca, dice in una pagina, dice: come nasce la conoscenza, come nascono le discipline? Le discipline, dice, nascono da uno stupore iniziale che prima ha incatenato l'attenzione, poi si è fatto problema, poi il problema ha messo in moto dalla curiosità all'indagine e attraverso l'indagine allora il pensiero si è sviluppato. Quindi si chiede: ma sarebbe impossibile una scuola che si servisse dello stupore degli alunni per insegnare a pensare?
E allora noi possiamo dire, ma sarebbe impossibile una scuola primaria, una scuola media, una scuola secondaria che si servisse dello stupore degli alunni, che partisse dai problemi per insegnare a pensare. Una scuola cioè rovesciata, una scuola non come quell'imbuto che avevo evocato con l'immagine di prima. Allora il bambino che apprende, che bambino è? Il bambino che apprende è un protagonista del suo apprendimento. È un bambino che apprende insieme agli altri, non da solo. È un bambino che apprende conoscendo la realtà. Si è parlato molto della virtualità, delle tecnologie, dell'iPad, di questo nuovo ambiente di apprendimento che ci circonda e del fatto che i bambini sicuramente oggi arrivano con molto più stimoli del passato, perché i luoghi dell'apprendimento, la diffusione, la pervasività, buono o cattivo che sia, sono continui e sono dappertutto. Ma c'è un problema oggi che io credo sempre più forte, lo vedo sempre più forte, ed è quello di ritornare al corpo, di ritornare all'esperienza dei sensi, di ritornare alla realtà. Una volta si diceva che bisogna che dalla esperienza sensomotoria, no? Piaget insegnava, via via attraverso le varie fasi si arrivasse all'astrazione. Oggi paradossalmente, forzandosi, potrebbe dire è importante che dalla virtualità si ritorni alla realtà, si ritorni a scoprire che c'è un corpo, che ci sono degli oggetti, che ci sono delle cose. E la scuola dell'infanzia ha un'alfabetizzazione di questo tipo, importante, ma che non è riservata alla scuola dell'infanzia. E poi io credo che ci sia un'altra dimensione, quella dimensione politica proprio, che è importante tenere presente per un buon apprendimento. Un buon apprendimento legato ai bisogni della persona. Tra i bisogni della persona c'è anche il bisogno di fare qualcosa per gli altri, di sentirsi utile agli altri. Dico sempre questo perché quando noi ci accorgiamo che una persona anziana perde significato e si sente priva di senso, è quando questa persona non ha più nulla da dare agli altri o vede che gli altri non le chiedono più nulla. C'è nella nostra natura umana il bisogno di essere dentro una circolarità con gli altri, e quando facciamo qualcosa per gli altri in realtà facciamo qualcosa per noi stessi. Allora questa dimensione del fare e del fare per gli altri è anche una dimensione dell'apprendere mentre si fanno delle cose. E credo che anche su questa direzione, che è la direzione della cura per gli altri, dell'iCare di cui parlava anche Giancarlo prima, e la dimensione politica di cui parlava Luigina, è una dimensione che va tenuta presente e sviluppata. Che scuola è la scuola nella quale questo avviene? Qui ci sono solo delle segnalazioni, degli indizi presi dalle indicazioni, se ne potevano prendere anche tanti altri, io ho preso questi perché sono sufficientemente indicativi di un ambiente di apprendimento. Una scuola che si apre alle famiglie e al territorio circostante, che affianca al compito dell'insegnare ad apprendere quello dell'insegnare ad essere, quindi una scuola non soltanto definita da preoccupazioni di ordine utilitaristico, ma animata da una dimensione di sviluppo della persona molto più completa, diremmo integrale, è chiamata a formare cittadinanza a più scale, si deve costruire come luogo accogliente, è una comunità, comunità educativa, perché ci sono dentro tante persone adulte preoccupate dell'educazione, non solo gli insegnanti certamente, ma è professionale, perché i docenti sono una comunità di ricerca, di confronto, di sviluppo, se lavorano bene, di crescita professionale, è una comunità che insieme educa a stare al mondo. E qui c'è una frase delle indicazioni presa quasi all'inizio, no? Che questa è stata un po' inserita nell'ultimo testo, mi pare, molto interessante secondo me. Una scuola che educa non soltanto ad apprendere, ma allo stare al mondo. Ma anche qui voi vedete che c'è un problema educativo molto forte dietro. Che cosa vuol dire stare al mondo? E quindi qual è la funzione della scuola? Molte volte nel linguaggio così quotidiano si dice quella persona lì non sa stare al mondo, no?
non è furbo. Oggi noi abbiamo 1000 esempi di persone che sembrano stare molto bene al mondo, che sono i furbetti del quartierino. È evidente che non è questo il saper stare al mondo, ma saper stare al mondo con una passione per il mondo, con una passione per cambiare il mondo, con un'idea quindi di persona, di comunità e di educazione. E allora che cosa devi insegnare la scuola perché questo avvenga? Perché io penso che non basti avere una testa ben fatta, è pure importante, no? Noi molte volte citiamo giustamente quel bel libro anche di Morel, che è La testa ben fatta, e credo che le indicazioni anche molto debbano a questa impostazione. Ricordo che quando abbiamo iniziato il cammino nel 2007, proprio Morel venne a tenere una relazione, a così un po' inaugurare quel percorso. Però c'è qualcosa che va oltre la testa ben fatta, perché, e questo lo ha detto molto bene e molto meglio di me Luigina prima, ma ci sono troppe persone con la testa ben fatta che oggi fanno dei danni enormi. Ci sono persone con la testa ben fatta che fanno disastri. E allora la testa ben fatta è importante, ma poi bisogna che questa testa ben fatta sia messa al servizio di qualcosa di più importante, sia messa al servizio del bene, del bello, del buono, quindi abbia una direzione di senso. E questo, per concludere, due cose. Una citazione di Gottbach che è molto, molto forte, molto bella, ma ci richiama come non sia facile stare con i bambini. Dite, è faticoso frequentare i bambini, e dite bene, avete ragione. Poi aggiungete, perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca, è piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi per non ferirli. Credo che questo sia una grande lezione di chi con i bambini ha saputo stare, dialogare e li ha saputi accompagnare realmente, anche in questo caso per chi conosce la storia di Gottbach, perfino dando la vita per i bambini. Però per chiudere in una maniera meno drammatica e per avvicinarmi al luogo da cui vengo, stamattina sono arrivato, ero all'università e quindi lavoravo con i studenti che si preparano a diventare insegnanti. Ecco, questo è un bambino che ritrae una tirocinante, no? E poi parla e racconta di questa tirocinante. Marco, di 5 anni, dice: Lucia ha una bellissima immaginazione. Io credo che Lucia e la maestra titolare, Paola, potrebbero fare una bella squadra insieme. I lavori di Lucia sono emozionanti. Lucia credo che sarà promossa, dice il bambino, pensa che sarà promossa. Io credo che sarà una maestra. E dice delle cose bellissime a questo bambino, perché dice che una buona maestra, una maestra che i bambini promuovono, deve avere immaginazione, deve sapere fare squadra e deve emozionare. Grazie. Bene, molto bene anche il nostro Italo, ci ha fatto con queste pennellate finali anche in punta di piedi un po' riscoprire la voglia e il piacere di essere coi bambini, di essere a scuola. Partito con un rompete le righe, cioè dice la scuola dell'infanzia ha diritto di rompere le righe, ha diritto di avere un'idea diversa, non ingessata, non tradizionale, non schematica. Però non ha questo diritto solo perché ci sono bambini piccoli, ma perché forse con quella sua finta ingenuità sa interpretare grandi concetti pedagogici, li sa far vivere nella misura e in una maniera corretta. Per esempio, credo che abbia rivendicato giustamente una sorta di via italiana alle competenze che nasce proprio nell'ambiente della scuola dell'infanzia. Quel tocco socratico dell'idea di competenza che tu non puoi dire di avere performativamente raggiunto, e anche quella fine idea di traguardo di sviluppo aperto, dinamico, in cui
c'è tanta diciamo iniziativa del bambino e responsabilità dell'adulto. Il concetto di ambiente di apprendimento come filo conduttore in cui la scuola dell'infanzia ha molto da dire, quando fin dagli orientamenti si dice la scuola dell'infanzia è un ambiente di apprendimento, ma è un ambiente di relazione, un ambiente di vita, credo che sia un messaggio forte per tutti coloro che lavorano nella scuola, non solo con i bambini piccoli, ma con gli adolescenti e anche con i grandi. Quindi grazie anche a Italo per la sua relazione, diciamo in punta di piedi, recupero la sua battuta. Ora chiudiamo e forse finiremo anche in anticipo, perché siamo, credo, un po' stanchi, ma abbiamo sentito tante parole importanti e siete stati anche molto, molto attenti, credo, ne devo dare atto. Con Roberto Farnè, lo invito, è docente dell'Università di Bologna, insegna al Polo di Rimini nel Dipartimento, ma è vice direttore del Dipartimento di Scienze della Qualità della Vita, che mi ha incuriosito questo suo titolo. È anche direttore della rivista Infanzia, questo mi consente di ringraziare anche le quattro riviste del settore Scuola dell'Infanzia, Infanzia, Bambini, Scuola Materna, perché fanno parte integrante della storia e, della, e dello sviluppo professionale dei nostri insegnanti. Roberto Farnè è un pedagogista, mi permetto di dire, è stato mio compagno di scuola, abbiamo fatto i mitici istituti magistrali. È un pedagogista borderline, cioè frequenta le aule universitarie, frequenta le aule scolastiche, ma frequenta anche quei luoghi, quei contesti educativi che si dilatano fuori dalla scuola, in tanti luoghi non formali, informali, dove i modi di apprendere sono molto diversi, dove le età dell'apprendimento cambiano, si allungano, dove ci sono i mass media, dove c'è il corpo, dove c'è l'outdoor learning, apprendere fuori casa. Gli abbiamo chiesto di parlarci, lui fa un po' da ponte con Domattina, dalla pedagogia delle università alla pedagogia praticata nell'esperienza della scuola. Gli abbiamo chiesto di parlare delle buone esperienze della scuola dell'infanzia, il valore dell'esperienza in educazione, il valore dell'esperienza per gli adulti, quindi è la riflessione, la documentazione, la rielaborazione, ma anche il valore dell'esperienza per i bambini, le non parole dei bambini. Oggi abbiamo sentito parlare del corpo, degli occhi, delle mani dei bambini, la non parola dei bambini da rispettare, da accogliere, da fare evolvere grazie all'aiuto della parola buona e giusta degli insegnanti. Allora la logica dell'esperienza, l'esperienza ma anche l'indagine, il pensiero che nasce dall'esperienza. La parola a Roberto. Bene, grazie. Ovviamente mi fa molto piacere essere qui. Chi parla per ultimo ha sempre un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è di aver ascoltato gli altri, quindi ovviamente ascoltando gli altri io ho fatto molti aggiustamenti a quello che mi ero preparato per non fare doppioni, ripetere cose che ovviamente sono nel nostro sentire comune. Chi mi ha preceduto appunto sono tutte persone con cui ci conosciamo e ci parliamo da tempo, insomma. E questo è il vantaggio. Lo svantaggio è che siete tutti stanchi, questo è il problema. E quindi ovviamente, insomma, cercherò di non farla lunga, insomma. Però, insomma, alcune cose cercherò di dirle su questo tema che mi ha chiesto Giancarlo di toccare, che è quello dell'esperienza, del concetto di esperienza, diciamo così, lanciando il messaggio a domani, ai lavori di domani. Questo è un po', diciamo, l'obiettivo. Allora, dato che è stato evocato da Luigina e anche da altri Dewey, io mi sono andato a guardare un'esperienza ed educazione, perché è un testo, Luigina l'ha detto molto bene, è un testo suggestivo e fondamentale, e mi sono annotato una frase che mi ha, fra l'altro andando a prendere questo libro avevo visto che questa cosa l'avevo sottolineata quando lo lessi molto tempo fa, e quindi torna ad essere suggestiva. Dice ad un certo punto, Dewey definisce, cerca di definire il concetto di esperienza, e dice che l'esperienza è fatta di situazione e di interazione.
La situazione e l'interazione non si possono concepire l'una scissa dall'altra. Un'esperienza è sempre quel che è in virtù di una transazione che si stabilisce fra un individuo, sia che quest'ultimo consista in persone con cui sta parlando di un argomento o di un avvenimento, e in questo caso l'argomento fa parte della situazione, sia che consista in giochi cui attende, in un libro che sta leggendo, ovvero in materiali di un esperimento in corso. L'ambiente, in altre parole, sono le condizioni, quali si siano, che interagiscono con i bisogni, i desideri, i propositi e le capacità personali per creare l'esperienza che si compie. Anche quando un individuo costruisce un castello in aria, interagisce con gli oggetti che costruisce nella sua fantasia. Trovo molto interessante questa suggestione di Dewey, perché, come vedete, allarga il concetto di esperienza a molte cose che non sono solo cose pratiche, no? L'esperire pratico, ma è esperienza anche il costruirsi dei castelli in aria, il pensare liberamente. C'è solo un punto, che noi dobbiamo creare le condizioni perché questo avvenga. Io ho sempre usato la parola condizionamento, che è in genere una brutta parola, insomma, no? Sei condizionato dalla pubblicità, sei condizionato, l'educazione deve liberarti dai condizionamenti, eccetera. C'è una accezione negativa spesso, no? Con cui si usa questo termine. A me invece piace molto la parola condizionamento sul piano pedagogico, perché significa creare delle condizioni. Un buon educatore, un buon insegnante, è colui che crea le condizioni perché avvenga ciò che lui vuole fare. Dunque condiziona i bambini, certamente sì. L'educazione è sempre, sempre, comunque condizionamento. Poi bisogna entrare nel merito. Quali sono le condizioni che noi creiamo? Quando parliamo di condizionamento, di che cosa parliamo? Quali condizioni? Qui torna la lezione della Montessori, ovviamente. Io sono andato recentemente in giro, appunto perché cerco di avere sempre più di mettere, insomma, no, le mani in pasta nell'educazione che si fa, insomma, no, concreta. E visitando certe scuole dell'infanzia, entro, osservo lo spazio parla di condizioni. Lo spazio mi dice immediatamente quali sono le condizioni in cui quei bambini vivono nel loro tempo da scuola e che cosa possono fare e non possono fare. Potrei mostrarvi molte slide dove si vede l'ambiente di una scuola dell'infanzia. Ce ne sono di molto diversi. Ho visto scuole dell'infanzia, quando uno entra sembra una scuola primaria con tutti i tavolini in fila, la cattedra per l'insegnante in fondo, eccetera. Ne ho viste molte così. Allora qui bisogna riflettere appunto su qual è l'idea che gli insegnanti che lavorano in una scuola, che si presenta così a un visitatore che entra, vede lo spazio e lo legge e capisce le condizioni in cui la didattica lì si svolge. Entro in altre scuole dell'infanzia e vedo che non c'è un focus, non c'è un centro, ma ci sono zone. Lo spazio è fatto di angoli, di centri. Lì c'è un laboratorio, lì c'è un angolo dove ci si può travestire, lì c'è un tavolo con dei colori e delle cose. Ci sono dei tavoli e delle sedie, ovviamente, ma dove tutto ha una sua modularità. Lo spazio cambia a seconda delle condizioni in cui io voglio lavorare con i bambini, voglio che i bambini facciano le loro esperienze. Dunque, vedete, il concetto di esperienza è un concetto che è molto condizionato e molto condizionante. Domani voi parlerete nei vari gruppi di esperienza, io spero, insomma, penso che ciò di cui si parlerà è non che cosa io insegno ai bambini,
ma che cosa i bambini fanno? Che cosa i bambini fanno? E che cosa ciò che fanno i bambini mi dice? E quali sono le condizioni che io creo perché i bambini facciano delle esperienze? Perché questa io credo che sia la vera competenza didattica. Altrimenti non capisco qual è la competenza didattica di un insegnante di scuola dell'infanzia. La competenza didattica è questa, è di consentire ai bambini, di permettere ai bambini di sviluppare delle esperienze dove i bambini fanno. E con i miei studenti faccio spesso questa domanda all'inizio del corso, no? Parlando appunto di fiorini, prima, insegnamento, apprendimento, eccetera. Allora dico agli studenti, dico, ma secondo voi che cosa conta di più in educazione, l'insegnamento o l'apprendimento? È una domanda birichina, ovviamente. Allora, molti studenti ci pensano, poi essendo che siamo in un'aula universitaria con un professore, molti dicono l'insegnamento. E no, è sbagliato. È più potente l'apprendimento. Perché l'apprendimento è naturale, è biologico. I bambini imparano senza che ci sia qualcuno che gli insegna. Non serve necessariamente un insegnante per imparare. Poi l'insegnamento ovviamente ha un valore aggiunto potentissimo, che la storia della nostra scuola, della nostra pedagogia ha ovviamente valorizzato, ma in natura i cuccioli imparano attraverso due forme fondamentali, che sono le due modalità biologiche dell'apprendimento. Si impara per imitazione, guardo l'adulto e faccio come fa lui, e quindi attenzione a come noi ci poniamo, perché noi siamo dei modelli, comunque sia, siamo dei modelli. Anche qui bisognerebbe leggere, rileggere le straordinarie pagine che la Montessori dedica a come deve essere l'insegnante di scuola. Rileggetele, guardate, sono straordinarie. La Montessori si pone il problema che l'insegnante è un modello, se lo pone, e dice delle cose molto interessanti. Si impara prima di tutto per imitazione. Quante volte anche noi lo facciamo con i bambini? Guarda come faccio io, fai come faccio io. Perché? Perché il modo più immediato, più diretto, guardami e fai come faccio io. Seconda modalità naturale, biologica, si impara per prove ed errori. Tentare. I bambini lo fanno, provano, fanno, rifanno, smontano, rimontano, costruiscono, eccetera. Che cosa c'è dietro questo? C'è la naturale curiosità dei bambini. Alberto Manzi, che è un insegnante che io ho studiato molto e continuo a studiare, usava un termine molto bello che era il concetto di tensione cognitiva. Lui diceva: se un insegnante riesce a tenere sempre alta la tensione cognitiva, vuol dire la voglia che i bambini hanno di scoprire qualcosa, va bene? Le cose vanno, la didattica a quel punto funziona, cioè i bambini imparano. Perché? Perché il più grande nemico della scuola è la noia, ovviamente. Quello è il più grande nemico della scuola, è la noia. Allora, il concetto di esperienza, vedete bene, ha innanzitutto questi presupposti. Cioè, i presupposti sono quelli di mettere il bambino nelle condizioni, ripeto, creare le condizioni, va bene, perché il bambino possa fare. Poi l'esperienza in sé, l'esperienza che il bambino fa, di per sé non diventa sapere, non diventa conoscenza, e allora interveniamo noi. Cioè io dopo devo far diventare quell'esperienza linguaggio, riflessione, ritorno a fare le cose, perché le esperienze poi vanno avanti, no? Si perfezionano, si moltiplicano, si torna a fare, fare, disfare, rifare, eccetera. E questo io credo che sia un elemento metodologico che noi, su cui dovremmo riflettere in sostanza, altrimenti i campi d'esperienza, io devo dire, non saprei che cosa sono, se non una formula, insomma. Io ho letto, vado avanti così per flash, per riflessioni, anche per, insomma, cercando di non essere noioso, insomma. Allora, io ho letto il terzo punto delle tesi, no? La terza, dove si parla appunto di discipline, meglio i campi d'esperienza. Allora, che finisce così, poi dopo farò una mia piccola riflessione su questo. Dice, i campi sono finestre che aprono al mondo, sta a noi mettere i bambini nelle condizioni di affacciarsi incuriositi, virgola, ma in sicurezza.
Allora, chiudere questa cosa con questa parola, ma in sicurezza, mette paura a tutti. Mette paura a tutti perché ovviamente tutti noi siamo ossessionati dal problema della sicurezza. Al punto tale che noi ai bambini le esperienze non gliele facciamo fare perché pensiamo che sia rischioso, che sia pericoloso, tutto quanto, eccetera. Allora, io non l'avrei chiusa così questa cosa. Ecco, passiamo benissimo. Possiamo aggiustare, diciamo, sarà il mio contributo. Perché mi piacerebbe che si dicesse anche nei campi d'esperienza che nelle esperienze si corrono i rischi. Si corrono dei rischi. I rischi non sono i pericoli, eh. Qualunque insegnante di buon senso e responsabile sa benissimo che cosa i propri bambini di 4 anni, di 5 anni possono fare, è in grado di fare un buon lavoro di prevenzione e di evitare i pericoli. I rischi si corrono, lo diciamo anche nel nostro linguaggio, correre il rischio, to run a risk, anche in inglese lo si dice. Cosa vuol dire correre il rischio? Vuol dire che, insomma, io voglio provare a fare questa cosa, ci provo, potrei farcela, forse sì, perché no? Se arriva l'adulto e dice no Luigi non ti arrampicare perché sennò cadi, ti rompi una gamba e poi una gamba e tua mamma mi denuncia, fine del discorso. Allora, va bene, allora che cosa facciamo noi in realtà? Ho fatto questo esempio perché so che appartiene ormai all'esperienza di tutti, è sempre fuori. In realtà quello che si sta verificando, e credo che voi lo percepiate, è che l'educazione dell'infanzia sta espropriando i bambini di esperienze. Questo è il punto. Questa è l'azione più antipedagogica che si possa fare. L'educazione ha il compito di farle fare l'esperienza ai bambini, non di togliergliele. Poi è ovvio che a un bambino di 5 anni non potrà fare quello che potrà fare a 10. Ma qui non serve una grande competenza psicopedagogica, è il buon senso, va bene? Ecco. Ma la mia preoccupazione e la mia expertise didattica pedagogica è quella di farle fare l'esperienza ai bambini, non di toglierle, perché altrimenti vengo meno a quello che è un mio dovere, che è quello appunto dei campi d'esperienza. Altrimenti i campi d'esperienza che cosa sono? Che io parlo e i bambini di 5 anni ascoltano? E poi se va bene fanno un disegno. Guardate, ci sono degli studi abbastanza interessanti che sono stati fatti su questo, ho preso alcuni appunti. Per esempio è stata fatta una ricerca in Italia sulle scuole dell'infanzia, su un campionamento abbastanza significativo. Il 72% delle insegnanti intervistate dichiara di non utilizzare con continuità lo spazio esterno. Il 72%. Lo utilizza sporadicamente ogni tanto. Beh, ma noi abbiamo trasformato la scuola dell'infanzia in una sorta di tempo in cui i bambini sono agli arresti scolastici, per non parlare della primaria o di quello che viene dopo. Se c'è una cosa straordinaria che le scuole dell'infanzia hanno, è che hanno tutte, più o meno grande, più o meno piccolo, hanno uno spazio esterno. Perché la scuola dell'infanzia nasce così. La scuola dell'infanzia nasce su un presupposto inventato da Frebel, è a lui che si deve il primo grande progetto pedagogico sui bambini 3-6 anni, che è il giardino d'infanzia. Cambia la metafora. Ci ha fatto vedere prima Fiorin la metafora del vago, della testa che, va bene. La storia dell'educazione è piena di metafore di questo genere. Il bambino è il vaso da riempire, la spugna che assorbe, la cera che viene plasmata, tutte metafore. Ci sono degli studi molto belli sulle metafore dell'educazione, molto interessanti, su come veniva rappresentata Comenio, la testa del bambino è come un foglio di carta e la didattica è come la stamperia, come la stampa che imprime i caratteri, no? Tutte queste metafore ci danno l'idea di un bambino inerte. Arriva Frebel
e dice: il bambino è come una pianta che cresce e io sono il giardiniere. Badate che cambia l'epistemologia, cambia la visione epistemologica. La pianta che cresce, cresce perché ha vita, perché sta in un ambiente, c'è la terra, c'è il sole. Io cosa devo fare? Devo creargli l'ambiente, le condizioni migliori, creargli le migliori condizioni possibili perché cresca, ma cresce di suo, cresce di suo. Questa è la genialità che Froebel ha avuto e che poi è stata ripresa successivamente. Non a caso, come sapete, i giardini d'infanzia froebeliani furono chiusi da autorità perché ritenuti pedagogicamente blasfemi, va bene, o cose del genere. Ma questo è il punto, allora. Il mio lavoro è questo. Le esperienze sono queste, io ho il compito di farle fare le esperienze. Allora certo i campi d'esperienza diventano una delle cose più originali che la pedagogia italiana abbia creato negli ultimi 40 anni, non c'è ombra di dubbio. L'idea di pensare all'educazione del bambino nella scuola dell'infanzia attraverso campi d'esperienza è un'idea pedagogicamente geniale. Bisogna farla però, bisogna farla. Chi mi conosce sa che io sto promuovendo già da alcuni anni l'outdoor education, cioè una modalità educativa basata sullo stare all'aperto. Abbiamo fatto a Bologna il primo convegno 2 anni fa, quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto il secondo convegno, a novembre faremo il terzo convegno sull'outdoor education per promuovere le esperienze educative che hanno l'ambiente esterno come loro luogo privilegiato. Quante cose si possono fare con i bambini fuori e non si fanno, che non è semplicemente c'è il sole, andate fuori a giocare un po'. Attività, esperienze che non si possono fare dentro, le puoi fare solo se stai fuori. Il problema è che noi come educatori, innanzitutto, non siamo orientati sul pensare la didattica fuori. Noi siamo settati professionalmente. Quando noi pensiamo alle attività didattiche, al curriculum, eccetera, lo pensiamo automaticamente dentro. L'ambiente esterno è un ambiente che offre opportunità per tutti i campi d'esperienza, tutti, non ce n'è uno che possa... Proviamo a pensare a costruire un curriculum nella scuola dell'infanzia che metta al centro lo spazio esterno. Perché no? C'è stato uno studioso, ha scritto un libro molto bello, Love, ha parlato di Nature Deficit Disorder, l'Anna Ferrari lo conosce molto bene, insomma, no? Perché ovviamente in contrasto, insomma, no? Noi pensiamo sempre al disordine, no? Da iperattività, da eccetera, cioè questo è normalmente, tutti i bambini ormai, no? Deficit d'attenzione, iperattività, eccetera. E lui invece ha parlato sulla base di dati, ovviamente, che esiste un appunto disordine, disturbo per mancanza di rapporto con l'ambiente naturale. Guardate che è una roba seria questa qua, eh? Noi stiamo espropriando i bambini di queste cose, li stiamo espropriando. Ho detto prima sono agli arresti scolastici, poi quando escono da scuola sono agli arresti domiciliari, eh? Allora la mia idea è un po' questa, la mia idea, insomma, no, se posso così, io poi dico quello che penso, insomma, cioè noi abbiamo bisogno di pensare a ciò che a partire dalla scuola dell'infanzia, ma il discorso va anche oltre, ma nella scuola dell'infanzia ha una sua pregnanza, a ciò che la scuola dell'infanzia può fare se i bambini queste cose non le fanno lì, non le fanno altrove. Ci sono delle esperienze che i bambini possono fare nella scuola dell'infanzia se c'è un insegnante, se ci sono degli insegnanti che hanno questa vivacità didattica, questa capacità di aprire campi d'esperienza e di far fare le cose ai bambini e far diventare queste cose che loro fanno sapere, esperienza, linguaggio, perché altrimenti fuori non le fanno queste cose i bambini. Servono spazi allora per questo, servono tempi però che non sono i tempi ossessivi degli obiettivi da raggiungere, perché non funziona così la scuola dell'infanzia. Sono i tempi del bambino
è del poter sperimentare, fare esperienza vuol dire sperimentare l'ascolto, per esempio. Prima diceva, ascoltare un racconto, qualcuno che ti legge un racconto, è un tempo, richiede un tempo che non è quello del videogioco. Badate, io non ho nulla contro le tecnologie, non farò mai battaglie o campagne contro le tecnologie, perché le tecnologie sono espressione del nostro tempo, del tempo dei nostri bambini, noi stessi le usiamo, quindi saremo anche, voglio dire, un po' stupidi a fare ste robe qui. Non mi preoccupano le tecnologie, non mi preoccupano i videogiochi, ci saranno quelli stupidi, ci sono anche quelli intelligenti, come sono libri stupidi e libri intelligenti. Non è questo il nemico. Il mio problema è che cosa i bambini oggi non fanno. Questo è il problema. Il mio obiettivo non è quello di togliere le tecnologie ai bambini, è quello di dargli le esperienze che i bambini non fanno. E io so benissimo quali sono le esperienze che i bambini non fanno. Lo sappiamo molto bene. Non a caso l'insieme dei campi d'esperienza definisce un ecosistema educativo. È un ecosistema educativo. Proviamo a pensare che cosa vuol dire in quell'ambito lì costruire esperienze per i bambini, dove ci sia appunto l'ambiente inteso come ambiente totale, complessivo, dentro, fuori, lo spazio interno, lo spazio esterno, la città, i suoi ambienti, il giardino che abbiamo, tutto è ambiente educativo, tutto questo ambiente può diventare campo di esperienze. E allora, ecco, io credo che appunto lo spazio, vi dicevo, no, parla delle esperienze, e mi è piaciuta la sottolineatura sulla politica che ha fatto Luigina, che poi è stata ripresa anche da altri. Io un po' di anni fa scrissi un articolo sul tema del gioco, dove scrissi che i bambini che giocano liberamente nei loro giochi liberi, sociali, eccetera, in quell'esperienza vivono la prima esperienza di educazione politica. Perché è molto semplice. Che cos'è la politica? La politica è decidere insieme di fare qualcosa, in maniera condivisa. A cosa giochiamo? Giochiamo a questo, no, a quest'altro, eccetera. Bisogna mettersi d'accordo, se no non si gioca. Va bene? Dopodiché il gioco bisogna farlo, ovviamente. Il gioco bisogna farlo. Quando si gioca si litiga, bisogna risolvere i litigi, perché sennò si smette di giocare e i bambini preferiscono giocare, quindi bisogna trovare mediazioni. Ognuno deve fare la sua parte e quindi i bambini sono molto attenti a questo. Se un bambino non gioca bene, gli altri lo riprendono. Se un bambino disturba il gioco, gli altri lo dicono. Il gioco ha dei risultati e i risultati del gioco si accettano. Il gioco libero, il gioco socializzato, quello che i bambini oggi fanno pochissimo, perché non ci sono più cortili, gli spazi liberi, quello che volete voi, va bene, tutto, va bene. Queste esperienze sono, dal mio punto di vista, la prima esperienza di educazione politica. Si impara ad avere a che fare con gli altri, decidendo, guardate, la politica è questo, prendere decisioni condivise, risolvere i conflitti, vedere che cosa succede e quindi assumersi le responsabilità di quello che si è fatto. Questo è la politica. Non è molto lontana dalle esperienze che noi possiamo fare. Permettiamogli di farle, consentiamo ai bambini di farle queste cose. Tocca a noi, tocca a noi. E allora, ecco, dicevo gli spazi, ma servono anche i tempi. I tempi che non sono quelli delle sovrasollecitazioni, pensiamo sempre agli stimoli, i bambini devono essere stimolati. Attenzione, le iperstimolazioni danneggiano i bambini. Cioè, ci sono degli studi, delle ricerche nel campo della psicologia cognitiva su questo, che per esempio dicono che ci sono delle overdose di stimolazioni che ovviamente a un certo punto i bambini non le reggono. Le overdose, cioè le stimolazioni devono essere dosate, calibrate. E allora, ecco, vedete, c'è una frase di Rousseau. Rousseau nell'Emile la riprende, credo, almeno tre volte, in tre passi diversi dell'Emile, dove dice, c'è una regola fondamentale nell'educazione. In educazione quello che conta è perdere tempo, non guadagnarlo. Mi piacerebbe trovare una scuola dove c'è questa fa. Quando uno entra c'è... Mi piacerebbe molto.
E badate che Rousseau perdere tempo non vuol dire non fare nulla, ovviamente. Lui lo spiega. Perdere tempo vuol dire aspetta, porta pazienza, aspetta che il bambino faccia, dagli qualche suggerimento, poi lascia che il bambino nel suo tempo faccia, e a quel punto tu saprai raccogliere, far diventare apprendimento, conoscenza, affiancarlo, aiutarlo quando vedi che è in difficoltà e ha bisogno di fare qualcosa. Impariamo a perdere tempo per fare in modo che i bambini le loro esperienze le facciano con i tempi giusti. Grazie. Grazie anche a Roberto, insomma, ci ha richiamato al coraggio dell'esperienza e poi ci ha anche pizzicato su quella sicurezza che però noi volevamo riferire al senso di professionalità dell'insegnante. È stata una piccola provocazione. Giusta provocazione. Proprio per non trasformare i campi di esperienza in luoghi abbandonati ma presidiati dalla saggezza, perché il compito dell'insegnante è quello di apprestare, costruire l'ambiente di apprendimento affinché ci sia esperienza in tutte le dimensioni di cui ha parlato Roberto e soprattutto fare evolvere l'esperienza imparando a osservarla e a intervenire nei modi giusti. Bene, abbiamo fatto un lungo pomeriggio, però c'è un filo del discorso, si è visto, e io quindi ringrazio sia i nostri relatori che hanno saputo costruire con equilibrio questo filo del discorso, sia voi che avete partecipato a questo pomeriggio. Mi sembra che esca una scuola dell'infanzia con una sua identità progettuale, con un suo baricentro culturale e pedagogico, che è fatto di molta saggezza e molta finezza pedagogica. Ne dobbiamo essere fieri, dobbiamo essere orgogliosi. Domani questa finezza pedagogica, domattina, la mettiamo alla prova dell'esperienza, e quindi ci sarà questo momento di confronto dove decine di insegnanti tra di loro confronteranno le loro esperienze. Ora chiudiamo con una breve informazione tecnica su chi si fermerà qui a Bologna e anche sulla cena. Quindi do la parola a Mario Maria Nanni, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 21, sulle cui spalle ci sta buona parte di questa organizzazione, quindi ne approfitto anche per ringraziarlo.